è venuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Una propaganda velenosa ha preceduto nel 1938 il manifesto dei cosiddetti scienziati sul razzismo italiano. Questa è stata la premessa nella sezione al numero 9 per quello che fu poi la legge promulgata da Mussolini e firmata a San Rossore da Vittorio Emanuele III. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Le leggi per la difesa della razza, l'ebreo non può. Cittadini italiani di fede e origine ebraica, da un giorno all'altro, stranieri nel consesso civile. Gli ebrei non possono e non vi possono essere ebrei in molte istituzioni, tra cui anche nella scuola e nelle università italiane. Questa è una scheda di un censimento promosso dall'allora podestà e rettore di Pisa da Chiardi, di cui abbiamo sentito il nome in questi anni. Ciro D'Avenna era un chimico agrario e preside della facoltà di agraria e come tutti i docenti dovette compilare questa scheda personale con questi quesiti. Un censimento che gli chiedeva se apparteneva alla razza ebraica. Poi c'è la burocrazia dei volontariosi carnefici. Dopo il censimento ci sono le persone che risultano iscritte alla comunità, le persone che hanno una madre solamente di razza ebraica, le persone di cui il coniuge sia di razza ebraica. E poi c'è il provvedimento di espulsione, di sospensione dal servizio. Da questo participio passato, insieme a Barbara Henry e Ilaria Pavanna, abbiamo ideato il termine vite sospese. Questi sono i docenti che erano fisici, che erano chimici, che erano giuristi, che erano medici, che furono espulsi e che non furono reintegrati. La doppia epurazione avvenuta alla liberazione. E tre di loro perirono, proprio Ciro D'Avenna e Menasci, cui oggi è stata intitolata un largo, vicino proprio alla via intitolata ancora al nome del rettore che l'aveva espulso, ma che cambierà il nome in via Giusti tra le nazioni. Entrambi, da Ferrara e da Roma, poi furono deportati a Auschwitz, dove morirono. Enrica Calabresi, la maestra di Margherita Hack, si suicidò in carcere alle Murate prima di venire deportata. Ora tutte e tre hanno finalmente nella nostra città una via intitolata. Queste sono le fotografie dei docenti espulsi. E queste sono alcune delle immagini tratte dalle fototessere vere degli studenti, dei 290 studenti ebrei espulsi nel 1938 dall'Università di Pisa. Immagini corrotte, perché la loro esistenza fu corrotta e finì in maniera fatale nella maggior parte del gorgo della Shoah. Il 16 ottobre 1943 giungeva invece nell'ex ghetto di Roma, la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia. Non può esprimersi, l'agitazione le ingorga le parole. Poco fa, da una signora presso la quale va a mezzo servizio, ha veduto la moglie di un carabiniere. Questa le ha detto che il marito, il carabiniere, ha veduto un tedesco e questo tedesco aveva in mano una lista di 200 capi famiglie ebrei da portare via con tutte le famiglie. I tedeschi bussavano,
Poi, se non avevano ricevuto risposta, sfondavano le porte, dietro le quali stavano in esterrefatta attesa gli abitatori, con gli occhi da ipnotizzati e il cuore fermo in gola. I deportati furono trasferiti alla stazione ferroviaria Tiburtina, da dove furono caricati su un convoglio composto da 18 carri bestiame, che partito alle 2 di lunedì 18 ottobre giunse al campo di concentramento di Auschwitz alle ore 23 del 22 ottobre. Fatti uscire dai vagoni, i deportati vennero suddivisi in due schiere. Da una parte 820 giudicati fisicamente inabili al lavoro, dall'altra 154 uomini e 47 donne dichiarati fisicamente sani. Il primo gruppo fu immediatamente condotto nelle camere a gas. Tornarono in Italia, dopo la liberazione a Roma, solo 15 uomini e una donna. A lei se mi abitavo sulla linea di Ventisima e da lui c'era un semaforo verde o rosso, secondo se c'era un ritardo dei treni. Ma io andavo anche da Roma, da Firenze, che andavano a Milano, questi cani medici, c'era tutta questa povera gente che era fatta le gambe, che urlavano e dicevano un po' d'acqua, un po' d'acqua, un po' d'acqua. Mia madre, poverina, correva dietro al treno, mi aveva rallentato per via del semaforo e rallontava le bottiglie dell'acqua. Poi invece c'era questo tedesco sul prevenino e cominciò a dire Achtung, Achtung, mi sarà svenato. E quindi mia madre, che aveva tanti figli, non poteva più correre il rischio di essere uccisa. E allora dalla finestra della camera buttava secchilato queste persone che dicevano grazie, grazie. E è stata una disgrazia. Questo è il racconto di una mia paziente. SS tenevano sempre una riserva di vittime perché l'officina non soffrisse nei giorni di magra, nel racconto di un medico nel campo di Auschwitz. Il personale addetto ai forni crematori, il Sonderkommand, ogni 3 mesi veniva a sua volta gasato e sostituito da personale nuovo. La selezione principale cominciava alla stazione ferroviaria. I medici SS prendevano in consegna il convoglio e dividevano i prigionieri in due gruppi, a destra e a sinistra. I vecchi, gli ammalati, i deboli, le donne in stato interessante e i bambini, di solito con le loro madri per risparmiare loro il dolore della separazione, venivano senz'altro inviati alle camere a gas. In questo libro Liliana Picciotto Fargion ha analizzato e riportato il destino degli ebrei italiani. 1 su 1000, 40.000 erano gli ebrei italiani, e di questi, nell'Italia civile, 7.579 perirono prima della liberazione, quasi 7.000 arrestati e deportati, altri arrestati e morti in Italia. In quegli eccidi che hanno interessato il territorio occupato dai nazisti. Questa è la geografia della soluzione finale di quel tremendo progetto organizzato nei minimi dettagli. E questo è uno di quei 290 studenti, un fototessere dell'Università di Pisa, Elia Bonenstein. E sull'archivio centrale del Yad Vashem voi potete prendere i nomi di questi ragazzi e andare a vedere qual è stato il loro destino. E qui vedete che Lia è morto a Linz. Ma quando guardavo i ragazzi e spiegavo ai ragazzi queste scene, piangevano, no? Allora là mi sono fermato, mi sono detto perché. Perché piangono? Ecco, là sono venute le risposte di questi punti interrogativi che io mi sono portato appresso 60 anni senza avere la risposta. Ecco, Sammy, te devi parlare
questi ragazzi piangono per te perché vogliono sapere. E da quel momento, in questo campo di sterminio, davanti alle camere a gas, io ho giurato a queste anime innocenti che non li avrei dimenticati, che li avrei ricordati, che fin quando Dio mi avrebbe dato la forza, io avrei dato l'anima per ricordarli, perché là, cara mia, i miei occhi hanno visto soltanto morte, morte di persone innocenti. La San Imodiano non ha visto ammazzare soltanto ebrei, no! San Imodiano ha visto ammazzare anche omosessuali, San Imodiano ha visto ammazzare anche disabili, San Imodiano ha visto ammazzare anche rom, San Imodiano ha visto ammazzare anche politici. Dunque San Imodiano non parla soltanto per i 6 milioni di ebrei, parla anche per queste altre persone, che anche loro erano persone innocenti, anche loro avevano voglia di vivere, anche loro erano esseri umani, anche loro avevano diritto di vivere. Te non mi puoi ammazzare un ragazzo disabile perché è nato un pochettino diverso dall'altro, te non me lo devi squarciare a pezzi e me lo devi ammazzare. Io devo ricordarlo, questo ragazzo aveva voglia di dovermi aiutarlo. Ecco, San Imodiano ha giurato davanti a queste persone innocenti che non si sarebbe fermato mai più fin quando lui mi darà la forza. Io non mi fermerò, io andrò avanti per ricordarle a tutte queste persone che avevano voglia di vivere, e ce n'erano milioni di persone che avevano voglia di vivere e che non avevano nessuna colpa. Due giorni prima della liberazione da parte degli anglo-americani nella nostra città, l'eccidio di via Sant'Andrea, dove viene ucciso il capo, il Parnas della comunità ebraica, insieme ad altri ebrei rifugiati, tra cui alcuni miei parenti gallichi e altre persone innocenti, la cameriera, una persona che era arrivata lì per attingere acqua. I tedeschi hanno lasciato una scia di sangue, un altro eccidio a San Biagio e altri eccidi in Toscana. Le facciate dei palazzi, anche con quelle ferite, erano le stesse che ricamavano il fiume nei tempi tiepidi dell'infanzia. L'arco del fiume Lento era ancora lì, con tutta la mia città, che era rimasta la stessa nelle case. Negli uomini e nello spirito no, era perduta. Ne rimaneva solo un ricordo penetrante che mi colpiva attraverso le immagini di 20 anni prima, rimaste le stesse, mute per tanti ma non per me. A me parlavano del mondo mio perduto, delle speranze cadute per sempre, delle illusioni fallaci. Queste sono le parole del mio zio che vedete nella divisa della brigata ebraica. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Può accadere dappertutto. Occorre quindi affinare i nostri sensi, diffidare degli incantatori, da quelli che dicono belle parole non sostenute da buone ragioni. Il St. Louis era un transatlantico tedesco che viaggiava con 963 esiliati ebrei che lasciavano la Germania nel 1939. Fu rifiutato da Cuba, dagli Stati Uniti, tornò in Europa
e 254 morirono, vittime non solo dell'odio nazista, ma anche del rifiuto delle nazioni civile. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Ci sono anche delle battaglie vinte. Oggi noi ricordiamo il passato, non solo il trapassato, ma anche un passato recente, e siamo onorati della presenza del figlio del giudice Occorso, giornalista della Repubblica. Questa è una sua testimonianza pubblicata recentemente sul giornale. Un giudice straordinario che con straordinario coraggio aveva perseguito un gruppo neofascista fondato da Pino Rauti, responsabile di stragi e di assassini negli anni 70. E per questo suo impegno è stato ferocemente ucciso. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Al momento di marciare, molti non sanno che alla loro testa marcia il nemico. La voce che li comanda è la voce del loro nemico, e chi parla del nemico è lui stesso il nemico. Una guerra nell'Europa civile del 2023 è avvenuto, quindi può accadere di nuovo. L'odio dell'uomo verso la donna, dell'uomo verso l'uomo, le voci dell'Iran, dell'Afghanistan. Per questo, insieme a Barbara Henry, docente agli allievi della scuola Sant'Anna, con docenti agli allievi della scuola normale dell'università, abbiamo deciso di cercare di costruire quello che vogliamo che sia un laboratorio permanente della memoria. Questa è l'iniziativa che ha riunito gli allievi nell'80° anniversario delle leggi razziali. Questa è la prima installazione costruita insieme a Gianni Lucchesi, Ursula Ferrara, Chiara Evangelista, Massimo Bergamasco nella chiesa della scuola. Questi sono gli allievi che hanno raccontato, gli allievi di allora, in una giornata memorabile che poi è stata compresa in questo libro che ha avuto l'onore del premio Matteotti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ancora installazione di Gianni nel gennaio 2020, installazione di oggi e le iniziative con Francesco Morosi alla Scuola Normale nel 2021, Zacor, il futuro della memoria, e fino all'iniziativa di oggi. E all'installazione che poi, se non avete visitato, potete visitare nella Una Magna Storica, l'appello sempre di Gianni Lucchesi. Il mio intervento segue ora l'intervento del professor Battini per una storia politica del giorno della memoria. Grazie. I meccanismi della comunicazione e della commemorazione che vengono messi in movimento in occasione di questo giorno, del 27 gennaio, sin dall'anno 2000, esigono a mio avviso ormai una riflessione critica sulla loro storia lunga ormai più di due decenni. L'urgenza nasce dalla
situazione spirituale, tra virgolette, del nostro tempo, come avrebbe detto Karl Jaspers. Dalle domande se posizioni culturali, che per la storiografia e la scienza sono evidentemente tendenziose, dense di omissioni e in sostanza prive di fondamento storiografico rigoroso, siano oggi favorite da una situazione molto complessa, dall'intreccio perverso, se possiamo dire, di alcuni presupposti della legge stessa, presupposti normativi, degli sviluppi delle pratiche del ricordo e dall'attuale contesto politico del nostro Paese. Le leggi razziali del 1938 sono ammesse ormai quasi unanimemente come un crimine perpetrato contro l'umanità, ovviamente verrebbe da dire. Ma le tendenziosità e le omissioni a cui mi riferisco riguardano il nesso tra persecuzione e fascismo nel suo complesso. Quando dico fascismo intendo naturalmente il regime, ma anche il suo epifenomeno epilogo, la Repubblica Sociale Italiana collaborazionista nello sterminio, e anche il neofascismo della storia dell'età repubblicana, con l'effetto di tenere fuori il fascismo italiano dal cono d'ombra della Shoah, come già negli anni 90 auspicava un importante storico, Renzo De Felice, auspicava. La storiografia ha invece provato che quel nesso fu organico e non accidentale, il nesso tra persecuzione e complesso dei fenomeni del fascismo. Non ammetterlo perciò pone un interrogativo drammatico sulla credibilità della lealtà costituzionale della classe politica di governo attuale. Il conflitto che evocava Michele prima di me, che per due anni dal 2021 al 2023 si è svolta a Pisa sulla revoca della intitolazione di una via della città al rettore che rettore, podestà, direttore della scuola normale, senatore del regno, che implementò i decreti antiebraici del 1938, le cifre le ha ricordate Michele prima di te, costituisce un formidabile punto d'attacco, Ansatzpunkt, avrebbe scritto Auerbach, per rispondere all'interrogativo che ho posto all'inizio. La vicenda è nota perché fu innescata dall'assunzione di responsabilità delle università, dei rettori di tutti gli Atenei italiani convenuti a Pisa per il 2018 in occasione dell'80° anniversario delle leggi antiebraiche siglate nella villa di San Rossore. Per due anni però il governo cittadino ha respinto la petizione elaborata dal comitato scientifico di quell'occasione e sostenuta anche dai senati accademici dell'università, della Scuola Normale Superiore e della Scuola Sant'Anna, aprendo una frattura clamorosa sino al 6 dicembre del 2022. Infine, come sapete, è intervenuto un colpo di scena. Sconfessando la propria maggioranza, il sindaco di Pisa ha dichiarato di voler sostituire l'intitolazione al rettore Dacchiardi con quella ai Giusti delle Nazioni e ha, proprio stamane, dedicato uno spazio in prossimità alla memoria di uno dei docenti pisani inghiottiti dallo sterminio, Raffaello Menasci. Ha fatto proprie però il sindaco le parole della Presidente del Consiglio, convinto, com'è, ha scritto, che il destino gli abbia offerto l'occasione di fare di più dei predecessori, sto citando le sue parole, nella commemorazione e nella lotta all'antisemitismo. Si tratta di parole molto impegnative. Tra queste parole, tuttavia, ce ne sono alcune, questo è il nostro esercizio da sempre, rivelatrici di un approccio interpretativo a dir poco discutibile. I cittadini italiani di religione ebraica che furono perseguitati nel 1938 e dopo, membri di diritto dello Stato sin dall'Unità d'Italia, sono definiti, cito, il popolo ebraico, come se essi costituissero una nazione diversa, definita da una identità etnica. Ricordo che il 6 dicembre, nel confronto drammatico che si è avuto in Consiglio Comunale tra noi e la maggioranza, un esponente dalla destra si rivolse al collega Michele Emdin, la cui storia anche familiare è nota, definendo il rappresentante diplomatico dello Stato di Israele il vostro ambasciatore.
l'ambasciatore di Michele Emdin e degli italiani ebrei. Sì, ma questo è un punto. Comprendere l'antisemitismo significa comprendere le ragioni che condussero lo Stato italiano a perseguitare i propri cittadini italiani di religione ebraica, dopo aver perseguitato diritti e vite di operai e contadini e dopo aver distrutto ogni libertà costituzionale nei limiti dello Statuto Albertino. Il punto quindi è il nesso storico, appunto, tra la storia della distruzione della democrazia nel nostro paese e molti paesi europei e la persecuzione. Riavvolgiamo allora all'indietro il film della storia del giorno della memoria, partendo da quest'ultimo fotogramma pisano, perché si tratta di un esperimento illuminante. La legge 211 del 20 luglio 2000 scelse tra le molte possibili la data del 27 gennaio, giorno di liberazione del campo di Auschwitz, seguendo l'esempio europeo. Il fine del giorno della memoria era dichiarato, secondo il dettato della legge, quello di commemorare eventi diversi, forse troppi. Le leggi razziali, la persecuzione italiana degli ebrei, ma anche la deportazione, l'opposizione al progetto di sterminio. L'omissione più grave era, ed è, che nella legge il fascismo non è neppure nominato. Fu la prima ambiguità. E altre omissioni hanno avuto nel tempo conseguenze importanti, perché hanno consentito, lo ha dimostrato Guri Schwarz, interpretazioni diverse del dettato normativo, pratiche commemorative difformi, tensioni tra istituzioni centrali e locali, attività delle scuole e della società civile di ogni tipo e di ogni qualità. Infine, con il tempo, tecniche e forme della comunicazione mediatica e spettacolare hanno invaso e dominato sempre di più le pratiche e i rituali del ricordo. In una babela simbolica come quella che noi oggi viviamo, così molte amministrazioni locali e regionali che per cause politiche non intendevano affatto rispettare la legge hanno sempre trovato modo di farlo, mentre chi ricordava e agiva lo faceva necessariamente nei modi più diversi. Facciamo solo due esempi, i più importanti, Milano e Roma. A Milano, ad esempio, lo ricorda David Bidussa, nei primi anni il Comitato Permanente Antifascista seguì il modello a cui era delegata la celebrazione del giorno della memoria, seguì il modello delle manifestazioni del 25 aprile, con evidente disagio di comune e regioni governate dalle destre, ma incappò anche negli scontri tra antagonisti di sinistra e simboli della brigata ebraica. Michele ci ha mostrato ora una foto di un combattente di quella brigata, che era costituita da combattenti internazionali. A Roma, la visione neopatriottica dei presidenti Ciampi e Napolitano portò piuttosto ad enfatizzare soprattutto la partecipazione degli italiani ebrei al risorgimento e alla resistenza. La svolta decisiva che è all'origine della situazione odierna intervenne nel 2009, quando il governo Berlusconi, il quarto governo Berlusconi, istituì il Comitato di Coordinamento per le celebrazioni, così si dice, celebrazioni della Shoah. Non celebrazione del giorno della memoria, celebrazione della Shoah. Ma ne delegò in sostanza la direzione agli enti ebraici, l'Unione delle Comunità, il Centro di Documentazione Ebraica, a cui anni dopo vennero aggiunti da altri governi il Museo Romano della Shoah e il MEIS di Ferrara. Quindi quello che Yerushalmi ha definito Zakor, per l'appunto, l'imperativo del ricordo, venne così caricato sulle spalle delle vittime, che certo non avevano bisogno, e sui loro rappresentanti istituzionali, mentre i ministeri coinvolti a partire dall'istruzione si limitarono sempre a funzioni vaghe di sostegno. Cioè, diversamente che in altri stati, in Italia non è mai stato pensato un piano centrale su cui incardinare un ricordo che dovrebbe essere centrato per l'appunto sui nessi tra persecuzione, fascismo e storia d'Italia. E questo nonostante l'adesione italiana alla Task Force europea per la cooperazione educativa sulla Shoah. Questo rimane il vero nodo. Sulla scena rischiano di rimanere così soltanto vittime e occasionali salvatori, i giusti del sindaco per l'appunto, non i contesti storici, i sistemi fascisti, i necessari tra distruzione della democrazia e persecuzione. In un sistema commemorativo acefalo, quindi, l'egemonia della comunicazione mediatica è stata inevitabile.
divenendo il riferimento cruciale anche delle attività delle scuole, dato che la didattica della Shoah sino al 2018 è rimasta senza linee guida ministeriali. Affidata alla spontanea iniziativa di docenti e dirigenti, essa è culminata anche nei viaggi di pellegrinaggio, che però talvolta sono connotati da un'aura turistico-religiosa. I viaggi di pellegrinaggio ai campi di sterminio, naturalmente. Ma ancora una volta l'errore originario è rimasto. La memoria della persecuzione fascista ha soprattutto il dichiarato obiettivo di una generica educazione al rispetto di ogni differenza culturale, religiosa, politico, di genere, contro qualsiasi tipo di discriminazione. Non la comprensione critica del nesso che può sussistere tra uno Stato autoritario e le forme della persecuzione. E in un contesto segnato dalla produzione e dal consumo mediatico di narrazioni diverse, dalla crisi dei vecchi quadri sociali della memoria, come li chiamava Olvax, e della fine di quella che Agnès Vivorca ha definito l'era dei testimoni della Shoah, domina o rischia di dominare soprattutto l'industria culturale, in cui sola conta l'efficacia comunicativa e non il rigore critico. Stampa, piattaforme digitali, documentari televisivi, talk show, film di animazione, radio, poli della memoria caratterizzata anche da soluzioni artistiche e tecnologiche innovative e d'avanguardia, ogni tipo di fiction possono concorrere alla costruzione di una memoria, ma questa memoria, dobbiamo esserne consapevoli, può anche divenire effimera e fragile, poiché l'ipertrofia comunicativa mira a enfatizzare troppo spesso soltanto la dimensione emotiva. In tale situazione, e qui concludo, si possono facilmente anche manipolare i documenti storici, sino ad inventare un passato mitico. Così accade purtroppo anche nelle dichiarazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo la Resistenza, dopo la delegittimazione dell'antifascismo negli anni 50, che fu l'effetto della continuità tra Stato fascista e Stato repubblicano, negli anni 90 ci fu una nuova delegittimazione dell'antifascismo, conseguenza della dissoluzione dei partiti repubblicani e della crisi delle istituzioni e della politica democratica. Quella crisi che condusse al potere nuove destre antifiscali, separatiste, liberiste, ma aprirono la via del governo anche alla destra neofascista, trasformatasi a suo dire in destra postfascista. Noi sappiamo che il trasformismo ha sempre espresso il senso profondo dei trapassi di regime nella storia d'Italia, ma quella che è stata definita malamente la cosiddetta Seconda Repubblica si è rivelata solo una pièce teatrale già giocata. E nonostante le impegnative dichiarazioni sulle leggi razziali proferite nel 2008 dal capo di Alleanza Nazionale divenuto Presidente della Camera, l'onorevole Giancarlo Fini, con quelle parole tornò sulla scena soltanto l'arci italiano. E le responsabilità di fronte alla storia di cui le destre erano e sono eredi non sono state seriamente e rigorosamente assunte. Mentre si inventano affinità impossibili con le tradizioni europee diverse, conservatrici, golliste, cattoliche, peraltro De Gaulle fu il capo della resistenza antinazista in Francia, il movimento sociale italiano, che per cultura e dirigenza fu l'erede della Repubblica Sociale Italiana collaborazionista dei nazisti, viene definito dalla Presidente del Consiglio il partito, cito le sue parole, quelle parole a cui ci si vuol far riferimento, che ha traghettato verso la democrazia milioni di italiani sconfitti dalla guerra. Il Movimento Sociale Italiano ha traghettato verso la democrazia milioni di italiani sconfitti dalla guerra e ha svolto un ruolo importante nel combattere la violenza politica nel 68. La Presidente del Consiglio parla di Giorgio Almirante, che fu il direttore di quella rivista che Michele Emdin ci ha mostrato, La difesa della razza, di Pino Rauti, che fu il negatore del suffragio universale e dell'uguaglianza giuridica tra le persone, nonché il fondatore di quell'ordine nuovo di cui sono ricordate le imprese, di tanti attori della violenza come Carlo Maria Maggi, Carlo Cicuttini, Massimiliano Facchini e Massimo Battangelo, implicati nelle stragi dell'Italia repubblicana. La politica dell'oblio, della omissione, la politica tendenziosa, la politica della manipolazione distrugge progressivamente la coscienza storica di cui invece noi abbiamo bisogno. Grazie.
questo punto chiediamo a Francesco Morosi dell'Università di Pisa di intervenire. Il titolo del suo intervento è A poco il ricordo. Grazie. Grazie a voi per l'invito. Dunque, il mio non è un intervento, ma una lettura di qualche pagina di uno storico della Shoah, Saul Friedlander. Ma non leggerò delle pagine da un suo studio, ma da un suo testo un po' più particolare, che si intitola appunto A poco il ricordo, che è un racconto scritto da Friedlander negli anni tardi anni 70 in Israele sulla sua infanzia. Friedlander, infatti, nasce a Praga proprio negli anni in cui il regime hitleriano comincia la persecuzione degli ebrei, e la sua è una storia che racconta appunto la distruzione di intere famiglie. Allora vi leggerò due o tre pagine in cui Friedlander ricorda la sua infanzia. La famiglia è costretta a rifugiarlo in un collegio cattolico. Friedlander viene costretto a essere battezzato, ma questo collegio è orribile e a lui mancano i suoi genitori. E lo racconta così. Racconta così la sua fuga dal collegio verso i genitori che si trovavano all'ospedale dove il padre era ricoverato. La signora Chapuis mi insegnava il catechismo nella portineria dove stava suo fratello. Avevo dunque la possibilità di esaminare a mio piacere il cortiletto d'ingresso di Saint-Béranger e il portone che dava sulla strada, ma in realtà mi atterriva la figura di quello Chapuis fratello, un cerbero, zoppo e cieco di un occhio. Ero convinto che quell'invalido, che era del resto il più mite e il più inoffensivo fra gli uomini, aveva indovinato il mio progetto e mi avrebbe al momento buono colto in trappola. Nella notte mi svegliavo di soprassalto, inseguito dai passi zoppicanti del ciclope. Durante le lezioni la Chiesa Cattolica Apostolica Romana svaniva nella nebbia quando mi fissava l'occhio cieco e strabuzzato del portinaio. Nonostante il mio terrore, la prima domenica del mio soggiorno a Saint-Béranger, sul principio del pomeriggio, mentre tutto era più calmo del solito, venni a sedermi sulla panca del cortile d'ingresso, con l'aria il più possibile indifferente, aspettando che Chapuis lasciasse la sua guardiola. Verso le 3 uscì, filai al portone, lo socchiusi appena e mi trovai fuori. Ero riuscito a fuggire, ma l'ospedale dov'era? Un bambino di 10 anni trova la strada chiedendola di quando in quando ai passanti. Gli interrogati si stupirono forse nel vedere un ragazzino piccolo che correva così da solo in cerca dell'ospedale. Ma a dire il vero, chi mai si stupiva ancora di qualcosa in quell'epoca? Allo sportello delle informazioni domandai della camera dei miei genitori, me la indicarono. Finora non mi è riuscito di capire perché i miei genitori stessero nascosti con il loro vero nome, o il loro nome falso mi è forse totalmente sparito dalla memoria, ma d'altronde come avrei fatto a saperlo? Salì 4 piani, apersi la porta, mi gettai fra le braccia di mia madre. Vi sono ricordi che è impossibile trasmettere, tanto grande è lo scarto fra il significato che conservano per noi e quello che altri vi potrebbero scorgere. Per certo le parole scambiate in quella camera d'ospedale non erano in se stesse che parole di tutti i giorni, implorazioni di bambino e promesse di adulti. Ero seduto sulle ginocchia di mia madre con le braccia strette al collo di lei, piangevo. In quella camera tutto era bianco, di quel bianco smaltato degli ospedali. C'erano diversi letti, ma quando arrivai io erano vuoti. La camera dava su un balcone che si estendeva per tutto il piano e consentiva di comunicare con le camere vicine. Di lì venne a raggiungerci mio padre. Sull'orlo della balaustra erano sospesi dei vasi di geranio e le loro macchie rosse facevano contrasto con il bianco dell'ospedale. Anche a Neri avevamo dei gerani sul davanzale della finestra. Dovevamo averne cura mia madre e io, li annaffiavamo con amore e cautela. Sul balcone dell'ospedale c'erano delle sdraio e un tavolino, anch'esso bianco, su cui non c'era che della carta da lettere, un calamaio e una stilografica. Niente gomito di lana o ferri da calza. Eppure a Neri la sera mia madre lavorava a maglia. Mi aveva fatto un pullover, una sciarpa, dei guanti, perché d'inverno faceva freddo e tutti i bambini avevano i geloni. Mio padre quel giorno era ancora più pallido del solito, aveva la barba lunga, camminava avanti e indietro senza mai fermarsi.
Benché il giorno fosse tiepido, egli indossava la sua giacca da casa di lana, una giacca marrone chiaro con i risvolti orlati d'un sottile passamano azzurro. Venne un medico, uscì con mio padre sul balcone. Vidi mio padre che faceva cenno di no con la testa, il medico se ne andò e mio padre rientrò nella stanza. Nel corridoio e anche lungo il balcone, di fronte alle stanze vicine, un continuo suono di voci, l'ora delle visite. Di tanto in tanto uno scoppio di riso. Già la luce si faceva diversa. Mio padre e mia madre tutte e due parlavano, a turno. Mi assicuravano instancabilmente che la separazione sarebbe stata breve. Nel frattempo era assolutamente necessario che io tornassi a Saint-Béranger. No, io non dovevo venire con loro. Non potevano spiegarmi perché, ma era meglio così. Presto li avrei raggiunti, del resto la guerra fra poco finiva, saremmo ritornati a Praga e allora tutti quanti potevano. E mia madre usò un termine cieco, piuttosto volgare, per introdurre una nota d'allegria, per farmi veder bene che non c'era nessuna ragione, ma proprio nessuna, di essere infelici. Io lo sentivo che quelle parole esprimevano l'angoscia. I miei genitori peroravano con tutta la convinzione di chissà che non sarà creduto. Allora vi fu un segno. Avevano telefonato a Saint-Béranger. La signora Chapuis e il signor Robert, credo, arrivarono poco dopo. Dovevo andar via. Mia madre mi prese fra le sue braccia, ma fu mio padre che, senza volerlo, mi fece capire il vero significato della nostra separazione. Mi strinse a sé e mi baciò. Era la prima volta che quel padre così timido mi baciava. Nulla ancora era definitivo. Altri genitori avevano affrontato il rischio di portare con sé i bambini. I miei genitori mi avevano messo al sicuro, ma io ero fuggito, ero corso da loro, incapace di sopportare la separazione. Chi poteva strapparmi da loro una seconda volta? Mi tenevo aggrappato alle sbarre del letto. Come hanno avuto il coraggio i miei genitori di disserrarmi le dita senza scoppiare in singhiozzi davanti a me? Tutto è stato trascinato via dalla catastrofe e dal tempo. Ciò che provarono mio padre e mia madre in quel momento è scomparso con loro. Ciò che io sentii è stato sommerso dall'oblio e di tanto strazio non resta che una vignetta nella mia memoria, l'immagine di un bambino che scende per via della guardia, nel senso inverso a quello da lui preso poco prima, nella mite luce dell'autunno, in mezzo a due monache vestite di nero. Grazie. Abbiamo il piacere e anche l'onore commosso di introdurre Eugenio Curzio, giornalista. E il titolo a lui attribuito e da ricevuto è La responsabilità della memoria. Grazie. Grazie a voi, veramente di cuore, a Michela, a lei, professoressa Henry, e a tutti voi per questo invito che mi onora, mi commuove e mi fa sentire anche, come dire, inadatto, perché sono appartengo a esperienze diverse e diverse, non dico meno drammatiche, però insomma sicuramente di altro tipo, per cui sono un po' anche, io ho parlato in questi anni, non spesso, però abbastanza, diciamo, serenamente di questa nostra vicenda, della mia famiglia, però in questa circostanza mi sento davvero piccolo e vi ringrazio davvero dal profondo del cuore per questo invito e questo grandissimo onore che mi avete fatto. Devo dire che la dimensione emotiva, come l'ha definita poco fa il professor Battini, prevale su tutto, e tanto prevale che io sinceramente avevo anche preparato alcune note, ma preferisco parlare a braccio perché è una cosa talmente che sgorga dal cuore che è inutile, magari con qualche piccola citazione ricorrerò alle note scritte. E vorrei soltanto raccontarvi la storia di mio padre, che era un magistrato, un onesto magistrato e anche piuttosto bravo, quanto dicono i suoi colleghi, e che lavorava alla Procura di Roma. In fondo la sua parabola, chiamiamola così, termine poco adatto, però insomma la sua storia si riassume in pochi anni, perché noi tornammo a Roma da Terni, dove lui era pretore nel 64 e lui è stato ucciso nel 76, quindi gli anni sono stati pochi, ma in questi pochi anni è successo di tutto. E in tante vicende, per una serie di circostanze, credetemi, spesso addirittura sicuramente dettate dal caso, lui è stato coinvolto in processi scottanti e tutti quanti collegati da un filo conduttore,
che è, diciamo così, il fascismo, chiamiamolo un po' per capirsi, perché lui si trovò a indagare sul golpe De Lorenzo. Nel 67 era successo che l'Espresso, il settimanale, aveva fatto un'inchiesta in cui aveva smascherato il tentativo golpista che c'era stato nel 64 da un gruppo di carabinieri, nulla contro i carabinieri, insomma questo gruppetto qui era molto isolato e molto agguerrito, e che avevano elaborato un progetto per un golpe, il cosiddetto piano Solo, perché solo carabinieri facevano parte. E questo progetto per fortuna non era andato in porto, perché insomma era rientrato, però erano pronte le liste di depurazione, addirittura era stata identificata la base militare in Sardegna dove deportare i dirigenti politici, il capo della RAI, insomma un tipico colpo di Stato alla sudamericana. Tutto questo per fortuna non si è fatto, però il tentativo c'era stato e lui fece questo processo. E quindi cominciò a entrare in contatto con questo demimonde, questo ambiente losco, sordido, che era, diciamo così, dei nostalgici. Pensate, nel 64 la guerra era finita da poco e nei posti di comando del paese c'erano ancora tanti personaggi legati, corrotti col precedente regime, che di tante colpe abbiamo visto si era macchiato, e quindi insomma c'era questo ambiente qui. Ecco, è andato questo processo. Poi nel 69, pochi anni dopo, ci fu la strage di Piazza Fontana e mio padre finì dentro questa storia, perché era di turno esterno il pomeriggio in cui scoppiarono la bomba a Piazza Fontana e alcune bombe a Roma. L'inchiesta fu inizialmente affidata a lui perché il magistrato di turno esterno nella città in cui accade l'ultimo di una serie di avvenimenti concatenati è il magistrato che dovrà condurre le indagini, e quel pomeriggio erano scoppiate anche alcune bombe a Roma, per cui l'inchiesta andò a Roma. E qui ci fu un impatto suo veramente traumatico col mondo altrettanto fascista, altrettanto sordo, altrettanto perverso, altrettanto spietato dei servizi segreti deviati, i quali misero in piedi un ambaradam di macchinazione per incastrare un gruppetto di anarchici guidati da Valpreda, sui quali mio padre indagò. Però non fece in tempo il processo, poi si cominciò nel 72 il processo, però venne interrotto subito per motivi procedurali, insomma perché le eccezioni, e finì lì. Sicuramente, andando avanti, mio padre, che era molto rigoroso e che riteneva che le prove dovessero uscire nel corso del dibattimento, anche prima, però la vera prova dei fatti sia nel corso del dibattimento, con la dichiarazione sotto giuramento, con le cose fatte bene, tutti i testimoni schierati, e questo non accadde. Però lui ebbe il tempo di dare un'occhiata a questo mondo degli anarchici su cui l'hanno fatto indagare i servizi, che hanno elaborato tutta una serie di risparmi e dettagli, insomma, per deviarlo, insomma, deviare l'indagine lì. E in questi anarchici c'era alcuni nomi inquietanti, un certo Stefano Delle Chiaie, un altro che si chiama Merlino, il cui figlio adesso è sottosegretario, guarda caso, lo lasciamo stare. E insomma, dei personaggi che erano chiaramente, notoriamente legati ai gruppi Avanguardia Nazionale, allo stesso Ordine Nuovo, a gruppetti di chiara marca fascista. E lui disse: ma questi che ci stanno a fare qua in mezzo? Allora cominciò a farsi strada l'idea delle infiltrazioni più diaboliche, del fatto che c'era ancora nel 72, nel 69, ai tempi della strada, un tentativo da parte di gruppi, come dire, di destra, insomma, se sentono questo, gli attuali governanti mi mangiano, insomma, di estrema destra, di ex parlamentari, diciamo, fascisti, di infiltrare lo Stato e di creare i presupposti, perché qual è lo scopo di tutto? Di creare i presupposti per un intervento autoritario e mandare al potere i generali, diciamo così, e togliere alla democrazia gli spazi che intanto faticosamente stava conquistando, perché non dimentichiamo che negli 70 sono anche anni di grande crescita del paese, nasce il Servizio Sanitario Nazionale, nasce il voto alle donne, la prima donna ministro che era Tina Anselmi, l'aborto, tante cose belle accadono, il divorzio, tante cose importanti, la legge Basaglia, quindi insomma erano anni anche importanti di sviluppo, il paese andava avanti, e questi qui cercavano a colpi di strage, di bombe, di azioni, di pistaggi, di portarlo indietro. Questo accadeva. Fatto sta che, siamo arrivati al 72, mio padre continuò a indagare su questi personaggi legati all'ambiente di cui dicevamo e identificò questo nucleo di Ordine Nuovo. E facciamo la conoscenza con questi galantuomini dell'Ordine Nuovo. Questo Ordine Nuovo era stato fondato da Pino Rauti,
personaggio oggi commemorato come fosse un eroe della patria. Nel 1956 Rauti era un ex repubblichino di Salò, guarda caso, grande amico di Almirante, il quale Almirante era, come è stato già ricordato, era il segretario di redazione, non il direttore, perché era molto giovane, di quella rivista La difesa della razza, insomma altri galantomini del genere. E quindi insomma l'ambiente era quello, l'ideologia era, non si cambia, era gente che aveva mal digerito la sconfitta nella guerra. E quindi di nuovo ha continuato ad andare avanti la sua attività fatta di picchiaggi, di minacce, di apologia, di intimidazioni di ogni tipo. E insomma stava creandosi un nucleo molto pericoloso di personaggi contrari alla democrazia, neofascisti, diciamo, perché le cose con il loro nome, infatti così li chiamava, tant'è vero che alla fine li mise sotto accusa, li fece processare, ottenne la condanna per 30 su 40 dirigenti di nuovo che ha fatto sotto inchiesta, e soprattutto, questa è la chiave di tutto, ne ottenne la messa fuori legge, ai sensi della legge Scelba, che è una vecchia legge mai applicata del 53, non è stata mai neanche applicata dopo, anche se ci sarebbe stato motivo, pensate alle bravate di Forza Nuova, di Terza Posizione, di questi gruppi così preclari, e comunque insomma l'unica volta che si è applicata è stata quella volta lì, e questi se la sono legata al dito, questi se la sono, gli hanno giurata, sono cominciate le minacce, non c'erano i social ma c'erano i muri della città che venivano imbrattati con scritto Corso Boia, la tua mano arriva all'ergastolo, la nostra andrà oltre, e simili amenità, e tutti quanti sotto scorta, andammo come famiglia. E quindi insomma questo era l'ambiente. Questo ordine nuovo, messo fuori legge e condannati i dirigenti nel 73, però non ha affatto rinunciato a questo tipo di attività di cui parlavamo, e continuò a operare nella clandestinità da bravo gruppo terrorista. E mio padre istruì un nuovo processo in cui c'erano stati 111 esponenti che sarebbero stati ugualmente messi alla sbarra per ricostituzione ancora del disciolto partito fascista nell'ottobre, il processo era fissato per l'ottobre 76, ma nel luglio 76 il cosiddetto comandante militare di questo ordine nuovo, Concutelli, fece giustizia a suo modo uccidendo mio padre sotto casa con due raffiche di mitri a casa, insomma, sono sceso, i risparmi particolari che potete immaginare, insomma i capelli di mio padre intessi di sangue, basta. E quindi insomma questa era la situazione. Dopo di allora ci fu purtroppo, e questo ovviamente è ancora più inquietante, poco ricordato, un tentativo da parte di un altro onestissimo giudice che chiamava Mario Amato di riprendere in mano le carte dei processi che mio padre aveva avviato, e soprattutto con riferimento a un filone di indagine che forse è quello che gli è costato la vita, perché negli ultimi mesi di vita aveva capito che c'era anche un ospite ingombrante che era la P2, Licio Gelli, uno che in televisione dichiarava sono fascista, orgoglioso di essere fascista, ma non ero fascista, e infatti è morto fascista nel 2015. Per questa P2 appunto aveva sicuramente un ruolo, lui stava cominciando a unire i puntini e sicuramente c'era qualcosa che non andava, infatti non a caso la P2 è stata Gelli, è stato non più condannato perché era morto, ma nel 2022, pochi mesi fa, dopo quasi 50 anni, è stato riconosciuto come colpevole di finanziamento della strage di Bologna del 1980. Questa è la gente, questa ragionava così. E quindi insomma potete ben capire come il nostro paese abbia convissuto tutti questi anni, dal dopoguerra fino a oggi, fino ad adesso, con questo strano, questo inquietante e purtroppo potente sottobosco di Lestofanti. E adesso c'è questa svolta politica di cui parlava prima il professor Battini, e della destra al potere. La destra che non divaga, un giorno dice quanto era bravo Almirante, quanto era bravo Rauti, quanto era bello questo e quest'altro, e il giorno dopo, cioè oggi, stamattina, sia Meloni che addirittura La Russa hanno detto sì, le leggi razziali per carità, un orrore della storia, il male assoluto. Adesso vediamo un po', non voglio essere radicale nel giudizio né prevenuto, speriamo che abbiano veramente un ripensamento di coscienza nel corso degli anni, che si rivelino una forza adesso di governo. Prima, ricordava già il professor Battini, non si era neppure, erano
dei personaggi squallidissimi e terribili. Adesso questa crescita, nuove generazioni, però certo poi accadono episodi abbastanza... A questo punto consulto un attimo le carte, me l'ho segnato due o tre episodi, poi vi lascio perché ho rubato fin troppo tempo ai relatori, quelli veri. E c'è stato nel 2019 una cena organizzata da Fratelli d'Italia ad Acqua Santa Terme, provincia di Ascoli Piceno, per celebrare la marcia su Roma. Poi nel 21 Gioventù Nazionale Verona, città tanto bella purtroppo piena di fascisti, con la pagina Facebook ha celebrato Léon Degrelle, il figlio di Hitler lo chiamavano, che era un politico e militare belga, fondatore del Rexismo, un movimento nazionalista belga di ispirazione cattolica, per poi indirizzarsi ideologicamente al fascismo, questo nella Seconda Guerra Mondiale. Lui combatté anche nel contingente vallone delle SS, insomma, questa è la gente. Poi, precedentemente, nel 2012, segnalo anche questo, non se ne tanti, insomma, vi cito questi qui, ad Affile, un paesino vicino a Roma, è stato inaugurato un monumento, anzi un sacrario, come pomposamente lo chiamano loro, intitolato al generale Rodolfo Graziani, ministro della difesa della Repubblica di Salò, detto il macellaio del Fezzan, per le torture alla popolazione locale inferte durante la guerra d'Etiopia negli anni 30, per le quali fu definito criminale di guerra dalla Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra. E a quella cerimonia partecipò l'attuale ministro Lollobrigida. Ecco, che facciamo? Questi qua, gli diamo... Certo, la loro presenza è un po' scomoda. La colpa è stata forse quella di avergli permesso di crescere indisturbati e continuare a spargere il seme dell'odio, di tutte le companatiche che sappiamo, dall'omofobia all'antisemitismo, purtroppo, e fino ad arrivare ad oggi. La speranza è che appunto ci sia una presa di coscienza, e giornate come quella di oggi sono assolutamente fondamentali, e per questo sono venuto volentieri, vi ringrazio ancora una volta, perché sono giornate fantastiche, momenti proprio importantissimi di coscienza collettiva e di diffusione presso i giovani di cultura di queste cose qui. Fermiamoci qui, grazie. Il nostro è un paese democratico e che si fonda su la lotta di quei giovinetti ricordati a Calamandrei che hanno costruito un monumento al camerata Kesselring, impastato del loro sangue. E la vittoria del nazifascismo non è stata, definitiva, è stata una svolta epocale e ha dato all'Europa decenni di pace sociale. E ciò nonostante un filo nero percorre dalla liberazione in poi, non solo nel nostro paese, le nostre vicende. Quindi un'attenzione particolare e anche un tributo a coloro che nella lotta a questa criminalità hanno dato un tributo anche delle loro persone, servitori dello Stato, è dovere. Con tutto ciò noi sicuramente appoggiamo quello che è un processo democratico, siamo rispettosi di quello che è l'esito delle urne. Mai abbassare la guardia e soprattutto la richiesta di recidere le radici da quello che è stato un passato intriso di sangue e di male è giusta e doverosa. Prima di proseguire con il programma, chiedo al professor Luigi Ambroso, che è il direttore della Scuola Normale, che aveva espresso questa volontà di salire al palco e parlarci. Bene, allora buongiorno a tutte e tutti, io sono veramente felice di poter presenziare e contribuire in minima parte a questo partecipato. Abbiamo visto già molto toccante evento in occasione della giornata della memoria
Naturalmente vi porgo il saluto di tutta la comunità della Scuola Normale che qui rappresento. Vorrei ringraziare in particolare gli organizzatori Michele Emdin, Barbara Erri e Michele Battini per aver organizzato questo evento. In particolare ringrazio anche gli allievi e gli ex allievi della scuola che parteciperanno in prima persona, Francesco Morossi, che avete già ascoltato, Elisa Guidi, Silvia Spieranin, che appunto contribuiranno con le loro letture. Naturalmente molto è stato detto e sarà detto in queste e in altre celebrazioni, e altri naturalmente possono parlare di queste cose con molta più cognizione di causa di me. Ecco, naturalmente vorrei giusto fare qualche piccola riflessione che viene anche dalla mia esperienza personale. Io penso che la mia generazione, quella degli anni 60, quella di coloro che sono nati negli anni 60, nonostante le ammonizioni, le parole profetiche di Primo Levi, si sia cullata per decenni nell'illusione che certi eventi del passato, la Shoah, la guerra in Europa, che ora appunto abbiamo alle porte di casa, fossero irripetibili. E da qui forse è venuta una certa rimozione, una certa inerzia, un certo pudore nella rievocazione di certi eventi, anche quelli del terrorismo, appunto, relativi appunto all'intervento che mi ha preceduto, appunto una certa ritrosia nel parlare di questi eventi anche in ambito familiare, quando invece naturalmente dai nostri genitori avevamo sentito evocare questi eventi con molta maggior forza. Però devo dire che per fortuna ora tutto questo è cambiato, da un lato appunto per l'emergere di segnali di ritorno, di segnali di allarme, dall'altro per un'azione che io ho visto negli ultimi anni molto più decisa e consapevole di rievocazione e di rielaborazione. E infatti i risultati penso che si vedano in generale, si sono visti anche a Pisa per l'evento appunto che è stato già evocato, la revoca dell'intitolazione di una via al rettore e appunto anche direttore della scuola, sia pure per un brevissimo periodo, da Chiardi. Fatemi aggiungere anche che apprezzo molto dell'organizzazione di questo evento il fatto che una buona parte sia dedicata a letture. Io penso che le letture e il ricordo di testimonianze abbia un enorme potere evocativo, certe volte persino superiori alle immagini, nonostante le bellissime immagini che abbiamo già visto. E questo lo si è visto peraltro anche stamattina in occasione dell'evento in comune, quando è stata appunto ricordata la testimonianza appunto con le parole vive di uno dei soldati appunto che subirono italiani, che rifiutarono di combattere per i nazisti e che subirono appunto la deportazione in Germania. Ecco, quindi con questo concludo e auguro a tutti di vivere questo evento con la stessa partecipazione con la quale lo sto vivendo io. Grazie. Ancora grazie, quindi adesso riprendiamo il leitmotiv delle letture. Camilla Corino, che è allieva della nostra scuola, leggerà pagine da Gli anni rubati di Settimia Spizzichino. Prego, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. È una lettura breve, ma penso che sia ricca di significato, e in questo passo Settimia riflette sul senso del ricordo. Ci sono cose che tutti vogliono dimenticare, ma io no. Io della mia vita voglio ricordare tutto, anche quella terribile esperienza che si chiama Auschwitz. 2 anni in Polonia e in Germania, 2 inverni. E in Polonia l'inverno è inverno sul serio. È un assassino, anche se non è stato il freddo la cosa peggiore. Tutto questo è parte della mia vita e soprattutto è parte della vita di tanti altri che dai lager non sono usciti. E a queste persone io devo il ricordo. Devo ricordare per raccontare anche la loro storia. L'ho giurato quando sono tornata a casa. E questo mio proposito si è rafforzato in tutti questi anni, specialmente ogni volta che qualcuno osa dire che tutto ciò non è mai accaduto, che non è vero. Ho una buona memoria.
E poi quei 2 anni li ho raccontati tante volte, ai giornalisti, alla televisione, ai politici, ai ragazzi delle scuole durante i molti viaggi che ho fatto per accompagnarli ad Auschwitz. Ad Auschwitz si desidera tornare, anche molti di quei ragazzi lo desiderano, e a qualcuno sembra strano. Ma perché? È come andare al cimitero a portare un fiore e una preghiera, raccontavo sul pullman che ci portava in Polonia. È sul pullman che si parla, perché quando si arriva ad Auschwitz parla la guida e, soprattutto, parlano le cose, le poche che sono rimaste. C'è un museo, ma i forni crematori, le camere a gas, le costruzioni in muratura sono state distrutte. La prima volta che ci sono tornata ho provato più delusione che emozione. Non riconoscevo il posto. In questi 50 anni trascorsi da allora sono stata spesso sollecitata a scrivere questo libro. E io lo volevo fare. Ma c'erano ancora i parenti di quelle che sono rimaste là. I genitori, i fratelli, i mariti, i figli delle mie compagne del gruppo di lavoro. 48 eravamo e sono uscita viva soltanto io. Molte di loro le ho viste morire, di altre so che fine hanno fatto. Come raccontare a una madre, a un padre, che la loro figlia di 20 anni è morta di cancrena per le botte ricevute da una capò? Come descrive la pazzia di alcune di quelle ragazze a coloro che le amavano? Adesso molti dei genitori, dei fratelli, dei mariti non ci sono più. Le ferite non sono più così fresche. A quelli che restano spero di non fare troppo male. Ma adesso devo mantenere la promessa che ho fatto a 47 ragazze che sono morte ad Auschwitz, le mie compagne di lavoro, e a tutti gli altri milioni di morti dei lager nazisti. Grazie. Grazie Camille. Un altro allievo, Antonio Di Donato. Omocausto, passi tratti da Massimo Consoli e altri. Buongiorno a tutti, oggi sono qui per leggervi questa lettura di Massimo Consoli in merito allo sterminio degli omosessuali nei campi di concentramento, una dinamica che ancora oggi purtroppo si manifesta ancora alla luce di tanti episodi discriminatori di cui spesso sentiamo notizie sui social e sui giornali. La tragedia della Shoah ha riempito pagine e pagine di libri di storia, tuttavia alcune parti di essa sono cadute nel silenzio, dimenticate per decenni. Tra questa, quella che in tempi recenti è stata definita l'omocausto, la persecuzione e lo sterminio di migliaia di omosessuali, uomini e donne. Ritenuti un pericolo per la società e per la purezza della razza, gli omosessuali tedeschi e successivamente anche quelli dei paesi invasi dalla Germania si ritrovarono travolti dalla folle selezione razziale, dapprima ricercati e braccati e in seguito aggrediti, perseguitati e sterminati. Come per tutti gli elementi indesiderati, anche per gli omosessuali si aprirono i cancelli dei campi di concentramento. A migliaia vennero marchiati con un triangolo rosa, costretti a subire aberranti esperimenti medici, torture ed umiliazioni, mentre quelli più forti, che riuscivano a resistere, venivano soppressi nelle camere a gas. Un dramma, quello degli omosessuali, che non terminò neppure con la fine della guerra. Considerati colpevoli anche da chi aveva liberato i campi di sterminio, molti continuarono a scontare in carcere le pene inflitte dal regime nazista. Così, nel timore di ulteriori persecuzioni, per la vergogna imposta da secoli di repressione, si chiusero nel silenzio. Per decenni, nel dramma di migliaia di uomini e donne imprigionati, torturati e uccisi per il loro modo di amare diversi, non si seppe nulla. Oggetti di violenze immotivate, trattati con particolare disprezzo dai nazisti e spesso anche dagli altri detenuti, la posizione degli internati omosessuali fu fin dall'inizio tra le peggiori. In molti casi essi costituirono l'ultimo gradino della gerarchia dei lager. I deportati omosessuali vennero destinati a lavori particolarmente duri. Qui riportiamo le parole del comandante del lager di Auschwitz e poi di quello di Sachsenhausen, Rudolf Hoss. A Sachsenhausen, fin dal principio, gli omosessuali vennero posti in un blocco isolato e ugualmente vennero isolati dagli altri prigionieri durante il lavoro. Erano adibiti ad una cava d'argilla di una grande fabbrica di mattonelle. Era un lavoro duro e ciascuno doveva assolvere una determinata norma.
Estate o inverno erano costretti a lavorare con qualunque tempo. L'effetto di quel lavoro, che avrebbe dovuto servire a riportarli alla normalità, era differente a seconda delle diverse categorie di omosessuali. Quelli che intendevano realmente guarire sopportavano anche i lavori più duri. Gli altri decadevano fisicamente giorno per giorno. Elementi spesso considerati inutili, in molti casi furono tra i primi ad essere mandati nelle camere a gas. La testimonianza di un ex deportato omosessuale, Hans Dormer, afferma che quanto più spesso e più forte ci picchiavano, tanto più aumentava la considerazione per loro. Eravamo considerati una razza infame ed essi potevano fare di noi tutto ciò che volevano. Se uccidevano qualcuno di noi, venivano addirittura lodati e noi dovevamo stare a guardare. Difficile era anche il rapporto con gli internati di altre categorie. Il timore di essere scambiati per omosessuali portava i più a isolare i triangoli rosa. Il fatto che alcuni omosessuali, concedendo favori ai capò, riuscissero ad ottenere dei vantaggi, rese la categoria ulteriormente più disprezzata. Come confermano numerosi documenti ritrovati in diversi lager, tra le cause di morte degli internati omosessuali vi furono anche gli aberranti esperimenti clinici, cui molti vennero sottoposti. Hans Eger ricorda: un omosessuale che entrava in ospedale aveva pochissime possibilità di uscirne vivo. All'ospedale i deportati col triangolo rosa servivano per cavie, per le ricerche di esperimenti medici che il più delle volte finivano con la morte. Emblematico è il caso di un medico danese dell'SS, il danese Carl Vernet, attivo nel lager di Buchenwald. Nel folle tentativo di guarire i prigionieri omosessuali, egli impiantò in diverse cavie una ghiandola sessuale artificiale a base di dosi massicce di testosterone. L'esperimento non solo fallì, ma portò alla morte l'80% delle cavie. Lo stesso Barnett venne incaricato della castrazione dei prigionieri. La castrazione dei detenuti omosessuali era molto diffusa, perché, anche se esplicitamente richiesta dagli stessi omosessuali tedeschi, indicava una precisa volontà di guarire e poteva fargli evitare il carcere e l'internamento nei lager. Nel 1939 Himmler stabilì che il ricorso a queste pratiche sarebbe potuto avvenire anche senza il consenso esplicito degli interessati, e nel 1943 lo stesso Himmler diffuse in alcuni campi la voce in base alla quale gli omosessuali che avessero accettato di essere castrati avrebbero potuto fare ritorno a casa. Molti furono coloro che vi si sottoposero. Probabilmente non si saprà mai il numero esatto delle vittime omosessuali della follia nazista. Secondo quanto riporta lo storico Rudiger Lautmann, la mortalità dei triangoli rosa è tra le più alte tra le varie categorie di internati, il 60%, la maggior parte dei quali moriva durante il primo anno di internamento. Un calcolo esatto delle vittime omosessuali dei campi di concentramento è ostacolato dal fatto che molte persone vennero condannate in base al paragrafo 175 pur non essendo omosessuali, per motivi politici. Viceversa, molti omosessuali politicamente attivi vennero internati con imputazioni politiche. Gli archivi di molti lager vennero distrutti poco prima della liberazione. Inoltre, gli alleati non tennero in nessuna considerazione la condizione degli omosessuali durante il nazismo, contribuendo così al silenzio e alla perdita della memoria di quelle stragi. Questa lettura, che è saggistica, abbiamo capito con testi alla mano quello che la testimonianza di Sami ci ha fatto capire con il cuore e con i sentimenti, cioè il fatto che la Shoah è stata ovviamente incentrata sulla soluzione finale, ma ha coinvolto moltissime categorie di diversi, e il fatto di essere classificati come diversi a vario titolo era un vortice che potenzialmente non avrebbe lasciato fuori nessuno, no? Ricordo Bertolt Brecht quando nella sua famosa poesia dice: alla fine, non essendomi opposto, alla fine chiameranno anche me, mi volto dietro le mie spalle e non ho più nessuno. E questo dovrebbe farci pensare che appunto la Shoah riguarda ancora tutti e tutte. Adesso abbiamo Vinicio Di Iorio, che è assegnista presso la scuola Sant'Anna, presso di noi, che leggerà da Viktor Frankl alla ricerca, pagine dal testo Alla ricerca di un significato della vita. Grazie. Buon pomeriggio a tutti.
Viktor Frankl è stato un neurologo, psichiatra e filosofo austriaco e uno tra i fondatori dell'analisi esistenziale e della logoterapia. La logoterapia è un approccio psicoterapeutico che si pone come obiettivo primario la riscoperta del significato dell'esistenza dell'essere umano. Dal 1942 al 1945 è stato prigioniero in 4 campi di concentramento nazisti, tra i quali Auschwitz e Dachau. Sopravvissuto allo sterminio, Frankl ha dato alla luce questo testo alla ricerca di un significato della vita, del quale vi leggo un passaggio. Un uomo che si lasciava andare perché non vedeva alcuna meta futura si teneva occupato in pensieri rivolti al passato. In un diverso contesto abbiamo già parlato della tendenza che c'è a guardare al passato per contribuire a rendere il presente, con tutti i suoi orrori, meno reale. Ma nel derubare il presente della sua realtà c'è un certo pericolo. È diventato facile, infatti, trascurare le opportunità di fare qualcosa di positivo nella vita del campo, opportunità che esistevano davvero. Considerare irreale la nostra esistenza provvisoria, tra virgolette, era di per sé un fattore importante nel far perdere ai prigionieri la presa sulla vita. Tutto, in un certo senso, diventava inutile. Queste persone dimenticavano che spesso è proprio una situazione esterna così eccezionalmente difficile che dà all'uomo l'opportunità di crescere spiritualmente oltre se stesso. Invece di prendere la difficoltà del campo come una prova della loro forza interiore, non prendevano sul serio la loro vita e la disprezzavano come qualcosa di insignificante. Preferivano chiudere gli occhi e vivere nel passato. La vita, per queste persone, è diventata priva di significato. Naturalmente, solo poche persone erano in grado di raggiungere alte vette spirituali. Solo a pochi è stata data la possibilità di raggiungere la grandezza umana anche attraverso il fallimento apparente nella vita terrena o la morte. Un risultato che in circostanze ordinarie non avrebbero mai raggiunto. A noi altri, mediocri e poco convinti, si potrebbero applicare le parole di Bismarck. La vita è come essere dal dentista. Pensi sempre che il peggio debba ancora venire, eppure è già passato. Partendo da questo, potremmo dire che la maggior parte degli uomini in un campo di concentramento credeva che le vere opportunità della vita fossero passate. Eppure, in realtà, c'era un'opportunità e una sfida. Si poteva fare di quelle esperienze una vittoria, trasformando la vita in un trionfo interiore. Oppure si poteva ignorare la sfida e semplicemente vegetare, come faceva la maggior parte dei prigionieri. Qualsiasi tentativo di combattere l'influenza psicopatologica del campo sul prigioniero con metodi psicoterapeutici o psicoigienici doveva mirare a dargli forza interiore, indicandogli una meta futura verso la quale poter guardare avanti. Istintivamente alcuni dei prigionieri tentarono di trovarne una da soli. È una peculiarità dell'uomo che può vivere solo guardando al futuro, sub specie eternitatis. E questa è la sua salvezza nei momenti più difficili della sua esistenza, anche se a volte deve costringere la mente a tale compito. Ricordo un'esperienza personale, quasi lacrime per il dolore, avevo terribili pieghe ai piedi per le scarpe strappate, zoppicai per alcuni chilometri con la nostra lunga colonna di uomini, dal campo al nostro cantiere. Ci hanno colpito venti molto freddi e pungenti. Continuavo a pensare agli infiniti piccoli problemi della nostra miserabile vita. Cosa ci sarebbe da mangiare stasera? Se capita un pezzo di salsiccia in più, dovrei scambiarla con un pezzo di pane? Dovrei cambiare la mia ultima sigaretta con una scodella di zuppa? Come potevo ottenere un pezzo di filo metallico per sostituire il frammento che fungeva da laccio delle mie scarpe? Sono diventato disgustato dallo stato delle cose che mi costringeva ogni giorno e ogni ora a pensare solo a cose così miserabili. Ho costretto i miei pensieri a rivolgersi a un altro argomento. All'improvviso mi vidi in piedi sulla pedana,
di un'aula ben illuminata, calda e piacevole. Davanti a me sedeva un pubblico attento, su comodi sedili imbottiti. Stavo tenendo una conferenza sulla psicologia del campo di concentramento. Tutto ciò che mi opprimeva in quel momento divenne oggettivo, visto e descritto dal punto di vista remoto della scienza. Con questo metodo sono riuscito in qualche modo a elevarmi al di sopra della situazione, al di sopra delle sofferenze del momento e ad osservarle come se fossero già del passato. Grazie. Filippo Galli e Giulio Santini, due di noi. Nel frattempo ringraziamo la nostra rettrice Sabina Nuti che è stata con noi fino a questo momento e che ci ha dato parte del suo prezioso tempo e che ritornerà sicuramente a condividere il resto di questa giornata, questo pomeriggio che tocca, diciamo, mente ed emozioni e credo che come ogni volta costituisca un passaggio in quello che noi abbiamo voluto umilmente chiamare il laboratorio della memoria e che quindi ha anche varie tappe, varie forme di manifestazione, vari e nuovi soggetti che si esprimono e che collaborano in questo lunghissimo e sicuramente non definito cammino. Quindi chiediamo adesso un momento di sosta. Prima di Filippo e di Giulio, Fabrizio Franceschini, il professor Franceschini è qui con noi, gli chiediamo di fare un intervento. Un intervento molto breve perché non voglio turbare la tensione intellettuale e la grande partecipazione emotiva che si è creata. Sono stati additati, individuati due rischi. Quello su cui ha insistito Liliana Segre in questi giorni, di un sentimento di noia e di fastidio rispetto all'ebraismo, alle giornate della Shoah, e l'altro tema che spesso in queste giornate si sottolinea, il rischio della ritualità di questi incontri. Ebbene, per raccogliere le preoccupazioni di Liliana Segre, per smentire la preoccupazione del ritualismo, io voglio ricordare tre passaggi di queste giornate. Ieri abbiamo letto insieme un carteggio tra Paul Valéry e Albert Einstein che ci porta al cuore della questione quando Albert Einstein in tedesco rispondeva a una lettera di Valéry in francese che diceva: «Vous le génie le plus puissant, l'homme de l'univers, il genio più potente d'Europa, l'uomo universale», con parole leonardiane, «costretto a perdere la casa, la carta dei beni», e rispondeva in tedesco Einstein, che era stato officiato per assumere una cattedra al Collège de France, che poi invece passò, come sappiamo, a Princeton, ma in quel momento era giudicato, rispose: «Caro Monsieur Valéry, il problema non è il mio, il problema è di migliaia e migliaia, siamo nel 33-34, di ebrei indifesi che subiranno il gorgo dello sterminio, e il problema è del silenzio che nel mondo intellettuale, nella società tedesca, dà la luce verde a quello che con grande lucidità». E quindi stamane abbiamo ripercorso in un'altra iniziativa molto affollata le vicende di una famiglia
ebraica pisana, ma anche romana, ma anche milanese, i Paggi, così come Menasci è stato ricordato stamane con l'intitolazione di una strada, Bruno Paggi, che era aiuto chirurgo, formazione romana e poi presenza pisana, che abitava anche vicino ai Pontecorvo, con la vicenda sua familiare. Allora, questo pomeriggio, a cosa stiamo assistendo? A un momento dove la rievocazione, la celebrazione, il rito lascia il posto alla conoscenza e all'empatia, perché questi due elementi debbono andare strettamente legati. La sola empatia ci porta sull'onda di quanto di peggio anche la società comunicativa di oggi trasmette. La sola tensione intellettuale, se appare astratta e non tocca anche i cuori, quindi certamente questi messaggi vanno scolpiti nelle menti e scolpiti nei cuori. E c'è, e qui concludo, un punto però, riprendo in sintesi quanto diceva Michele Battini prima. Io ho sentito tante volte in questi giorni l'espressione, aperte virgolette, l'infamia delle leggi razziali. Certo, chi non sottoscriverebbe questo giudizio? È come quando Michele è stato deciso in un certo momento, intitoliamo uno spazio a Menasci. Chi potrebbe dire di no? Ma se quello spazio a Menasci era la offesa elevata al quadrato di mettere uno spazio dedicato alla vittima davanti alla strada dedicata al persecutore, in qualche modo l'infamia delle leggi razziali è il passepartout o il washing thought, non so cosa. No, va detto con chiarezza che quello che è da condannare, certo, le leggi razziali, ma è da condannare il regime fascista in quanto liberticida, violentemente coloniale, razzista e antisemita. E queste quattro tappe sono quattro tappe della storia d'Italia, e certamente l'ultima, le leggi razziali del 38 e poi l'ordine di cattura degli ebrei firmato dal ministro di Salò Guido Bufalini Guidi, hanno le radici nel carattere liberticida del regime e nel suo razzismo che nasce dall'essere violentemente coloniale. Fra la strage di Graziani a Fezzan e il discorso di Mussolini nella piazza di Trieste c'è un nesso, e quindi questo va detto, ma come in questo pomeriggio sta avvenendo, cose che cominciano a entrare nella coscienza comune, la Shoah degli omosessuali, dei diversi, dei rom, dei politici, dei comunisti, dei socialisti, dei religiosi, va conosciuta, è la maniera di interpretarla con voci fresche e giovani che su questo hanno lavorato, è la via migliore. E come tante volte siamo detti con Michele, lui l'ha ripetuto anche questa mattina, il progetto di sviluppare queste esperienze così preziose in un laboratorio strutturato della memoria a Pisa, che veda unite le istituzioni culturali che qui sono presenti, è un progetto che non possiamo e non dobbiamo abbandonare. Grazie. Grazie. Ora una storia, anzi due, Filippo Galli e Giulio Santini, due di noi. Giovani giuristi. Il ricordo di due allievi del Collegio Medico Giuridico della Scuola Normale Superiore, estratto della rivista del diritto commerciale numeri 4 e 5 del 1946, di Lorenzo Mossa. Quando l'oppressore straniero ed italiano schiacciava ancora tanta Italia e la liberazione avanzava, distruggendo la civiltà umana, e la guerra orrenda si accaniva contro gli uomini inermi, un gruppo di giuristi e professori, in Roma liberata, proclamava la costanza di alcuni principi tradizionali e la necessità di forma della giustizia. Dove erano stati sino a quel punto i giuristi e dove avevano vissuto ed operato sino al crack del regime? Conformisti, misoneisti, infetti di nuda tecnica, ambiziosi del loro prestigio e della loro fortuna privata, la più parte aveva seguito il carro del trionfo ed ora, nella caduta immane,
agguardava i nuovi trionfatori. Come il presidente della Cassazione di Francia aveva salutato la fuga di Napoleone in nome della libertà, ed in nome della libertà lo risalutava nei 100 giorni, egualmente i più appariscenti preparavano nuove vesti e soffici idee. Vizio incoercibile di una gente che non vive per l'azione ed accompagna la storia con il mito di una legalità che assorbe tutti i colori. Giovani giuristi erano invece nell'azione, nella lotta per l'Italia e per il suo diritto, e sottoscrivevano col prezioso sangue il proclama silenzioso della libertà. Non si riservavano per i giorni del successo e dicevano anzi che non è più il tempo delle personali preoccupazioni, della politica del riservarsi per il domani, ma volevano dimostrare di essere uomini, con una spina dorsale. Sono questi i giuristi che noi amiamo, quelli con i quali siamo stati uniti nei giorni oscuri della servitù e nella speranza della riscossa. Molti di essi sono nella vita e su di essi può contare l'Italia, che ha bisogno di questi uomini, di questi buoni spiriti. Alcuni sono lontani dalla nostra vita di ogni giorno, ma imperituri e sempre al nostro fianco come compagni di lotta e di speranza. Ad alcuni di essi abbiamo cercato di insegnare i principi invincibili e freschi del diritto, la vera essenza della nostra umanità. Ora che la loro carriera mortale è compiuta e la vita vera si è loro aperta in un bagno di sangue e di eroismo, vediamo tornare all'anima che li aveva donati gli insegnamenti preziosi, come inestimabili gioielli. Due di questi giuristi che hanno realizzato il diritto, che insegnano il bene immortale ed hanno ricambiato ai loro maestri la fede loro trasfusa, sono studenti di Pisa, Rurik Spolidoro e Francesco Pinardi. Rurik Spolidoro, che si laurea 20 anni nella facoltà con una dissertazione che avrebbe turbato qualche firmatario del proclama romano sull'analogia nell'applicazione della legge penale. Il giorno della laurea, i liberatori, cavalieri dell'Apocalisse, non giostravano la morte nel cielo di Pisa. Ma quante volte Rurik non abbandonò la lezione di diritto quando pure la minaccia urgeva? E quante volte accompagnò i suoi maestri tenero per il loro pane quotidiano che la città assediata non poteva generosamente fornire? E quante volte in quel tempo brusco ed oscuro, come dirà per la sua giovinezza, egli affermerà il suo volere di combattere e di morire? Morire gli era duro solamente per la sua mamma, per i suoi fratelli, per il suo piccolo Roberto, il nipotino che palleggiava con l'anima nel duro carcere, nell'esilio inaudito. L'analogia della legge penale la studiava con la passione di un mondo tutto nuovo, nel quale anche i giuristi dovranno essere uomini nuovi. Con la forza indomabile del suo corpo e della sua anima si era gettato nella lotta. In questa figura di eccezione tutto era così armonioso e gagliardo, ardito, alpino, paracadutista, sabotatore. Finiva la sua carriera di soldato come sabotatore a Genova, dove era corso da Pisa per partecipare alla guerra antinazista. Le sue missioni erano annunciate come il ritorno della malattia, sino a che un giorno non venne più a Pisa, sbalzata anch'essa oltre la linea gotica, e solamente dopo si seppe la storia breve e scultorea della sua fine. Lo vedemmo allora nel carcere di Genova, in mano dei suoi nemici, tormentato, seviziato fino alla morte nel campo di concentramento tedesco. Che cosa rimane di lui sapranno quelli che hanno veduto nel fondo della sua anima, nel fondo dei suoi occhi, e tutti quelli che leggeranno con noi alcune delle sue parole che attestano una presenza non precaria e non transeunte. Questo giovane giurista invoca nell'epistolario, in questa reliquia della sua anima, il motto dei suoi alpini, i veci sempre coraggio. Vuole compagno nella congiuntura al suo livello di diritto penale e si preoccupa esclusivamente degli altri, dei suoi, perché non prendano freddo e si riguardino nelle ventose piazze genovesi, perché non si espongano a rappresaglie per lui, mentre egli è bene al caldo nel carcere e nei campi d'esilio. Possiamo immaginare, specialmente se pensiamo che lui era contraddistinto da un rettangolino sulla giacca, innanzi al quale scorge commovente il barlume di gioia, talvolta ferina, dei compagni detenuti che a quel segno si sentono tantomeno in pericolo. È che il nostro Rurik aveva sempre la speranza, e la speranza è la vera unica ricchezza dell'uomo. La speranza è come il portafogli, diceva, non bisogna perderlo, anche se vuoto. La speranza è quella di ritrovare un giorno la religione di Dio. Ritrovarla ora mi sembrerebbe sleale e non tento nemmeno. Ora, a 21 anni, non mi pare di aver avuto altra religione all'infuori di quella della famiglia e dell'umanità, della quale la mia patria è una unità non disprezzabile.
Il giovane studente non pensa di essere ormai il vero maestro quando dice: se tu puoi vedere distrutto il lavoro di tutta la tua vita e senza dire una parola ricominciare. Basta a farlo divenire gioioso un raggio di sole che si infila di soppiatto nella cella, l'aria si fa limpida, questo fa allegria, disegna sul muro uno scorcio di inferriata. Da Genova si mette in cammino verso la Germania, verso la morte, ma la speranza è sempre viva di tornare nella sua casa per la vecchia via. Ed ora è manovale a Bolzano, presso muratori tedeschi, e dichiara di sembrare un bruto. Vorrebbe vedere i suoi cari, ma senza essere visto, perché essere visto sarebbe per gli altri penoso. E l'epistolario sta per finire, quando vorrebbe fare tante altre domande, ma la risposta è affidata allo spazio e al tempo, che sono due categorie dell'intelletto, e io nutro poca fiducia in loro. Alla sua morte, nel campo si innalza la poesia di Pushkin, che è tra le ultime parole delle sue lettere. Su, compagni, resistere ed aspettare, far d'ogni pena una potenza nuova, e dove non giunge la materia, alzare l'anima in sogni, e quel che pertinacemente aneli in terra e in mare, domandare ai cieli. Sì, o Rurik, in terra e in mare, domandare ai cieli, ed anche per te, i veci, sempre coraggio. Francesco Pinardi non ebbe il tempo di pensare alla morte lontano dai suoi, perché la morte venne a strapparlo alla dolce casa paterna una notte, quando una mano di guardie fasciste irruppe nell'abitazione a Pinerolo e lo portò alle 4 del mattino del 12 febbraio 1945 nella piazza Vittorio Emanuele di Torino per gettarlo a terra e farlo cadere mitragliato sulla neve. Ebbe il tempo di pensare ai fogli del giornale della Gioventù d'Azione che doveva stampare il domani, alle armi che nascose sul balcone, ai compagni che seppe non svelare. Salutò un attimo la sorella, quando essa lo accostò e con la neve portò il refrigerio al viso percosso, dolorante. I compagni erano il suo pensiero e tra i compagni c'era chi aveva tradito. In quei giorni rosseggiava la neve in Piemonte e la madre di Pinardi aveva visto più di una volta il sangue nel gelido candore. In quel giorno vide tutto il suo sangue nella piazza di Torino. Che cosa aveva fatto Francesco Pinardi? Non si era imboscato, non era fuggito alla battaglia, il giovane che aveva la vita comoda, che aveva passato gli anni più giovani a Grenoble, nel Tirolo, a Cambridge, che era interprete dei tedeschi alla Villar Perosa e poteva aspettare il balzo dell'ultima ora. Nell'aspettativa e nella lotta era divenuto il giurista che forse non aveva mai sognato di divenire, il portatore del diritto del popolo. Simili privilegi si pagano con il fiore della vita e Pinardi pagò quando l'aurora non era ancora sorta nella inesauribile vera passione dei suoi 20 anni, come dice la madre, che pensa ogni giorno con le lacrime che oggi lo piangono avrebbero potuto forse salvarne l'esistenza. Ma era Pinardi che aveva bandito per tutti la politica della conservazione, delle preoccupazioni personali. Era proprio lui che al padre e alla madre, i quali gli consigliavano prudenza, rispondeva: «Devo. È in gioco la vita, non si deve aver paura, siamo a questo punto perché la vostra generazione ha avuto paura. Quella generazione ha avuto paura ed è morta per paura di morire». Non era sembrato un'ardente fiaccola di diritto Pinardi, in un giugno lontano negli eventi più che nel tempo, al collegio di Pisa, quando rispondeva che il diritto è una fredda cosa ed opaca, mentre politica e storia lo affascinavano calde e luminose. Quella frase, forse quella bravata, ci strappò un grido, che non dimentichiamo oggi che la sua offerta lo riporta a noi. I popoli lottano e muoiono per il diritto, un giorno saluterai chi parla in nome del diritto. Il giorno venne presto ed in noi c'è quasi un rimorso per quel grido nell'aula del collegio, quando intorno c'erano tanti giovani allievi, c'erano uomini e maestri buoni, c'erano uomini non buoni. Venne assai prima della lotta per l'insurrezione in Piemonte, prima della trama intelligente e forte, tessuta da Pinardi nelle officine e nelle scuole di Torino. Una discussione universitaria sulla condotta politica della guerra, nel 1943, portò Francesco Pinardi nel mezzo della mischia. Mischia silenziosa, in verità, perché non parlava che un capo del filo, il capo fascista, al quale rispondeva l'ammaestrato coro dei professori ed accademici d'Italia e degli aspiranti, i quali, per nascondere la paura premente del disastro, portavano nell'aula l'incubo della falce e del martello. Quel giorno Pinardi insorse a rivendicare il problema sociale primordiale nella guerra e nella pace
e nessun altro ebbe il coraggio di dire quelle parole che nessun altro osò contestare e ribattere, perché con esse falce e martello erano entrate davvero nella morta aula. Era il terzo anno della facoltà e parlava ormai la parola del diritto, non solamente ai suoi giovani compagni, ma ai suoi maestri, tra i primi a noi, che sentivamo quella parola come una fresca pioggia di rigenerazione sulla zolla delle anime inaridite. Quelle parole ebbero il seguito, e forse nella fine di Pinardi, nella mitraglia fascista di Torino, c'era l'eco dell'odio che la coraggiosa parola aveva provocato. Pochi giorni avanti la fine era sempre lui ad ammonire che il terrore non ha dominato la nostra capacità di resistenza e di lotta, che noi abbiamo la capacità e la forza di essere padroni del nostro futuro. I giuristi ti sono riconoscenti, Francesco Pinardi, per questo grido nel futuro e su questa rivista per la quale tu avevi incominciato a lavorare stampiamo i versi della tua brigata partigiana. Ciao Pinardi, in noi non tace quel tuo sorriso che è eterno. In noi sei simbolo e la tua pace non è corona ma calda face. Rurik Spolidoro, classe 1923. Sottotenente dei paracadutisti, partigiano combattente, medaglia d'oro al valore militare alla memoria. Motivazione: purissimo eroe della libertà, dopo aver opposto strenua resistenza all'occupazione tedesca nei giorni dell'armistizio del settembre del 43, veniva catturato ed avviato alla deportazione. Audacemente evaso durante il viaggio, peregrinò attraverso territori controllati dai tedeschi riparando in Svizzera. Tornato in patria, entrava a far parte delle formazioni partigiane, prodigandosi senza tregua nel servizio di informazioni, in rischiose ricognizioni e per l'organizzazione della raccolta di materiali aviolanciati dagli alleati. Più volte inseguito, ancora una volta catturato, riusciva nuovamente a fuggire, trovando riparo presso una brigata garibaldina, dislocata in montagna. Caduto in un'imboscata tesagli da 8 SS tedeschi camuffati da abiti civili, veniva arrestato per la terza volta. E dopo aver subito segregazione, percosse e torture che non valsero a piegare la fiera tempra, veniva deportato nei gelidi campi di concentramento della Germania, ove disfatto nel corpo ma non domo nello spirito, esalava l'estremo anelito invocando la patria lontana. Genova, Mauthausen, 8 settembre 1943, 24 aprile 1945. Francesco Pinardi, classe 1923, medaglia di bronzo al valor militare alla memoria. Motivazione: giovane ed ardito patriota, si distingueva nell'organizzazione di gruppi giovanili partigiani e nella distribuzione ed affissione della stampa clandestina. Organizzava e dirigeva con pieno successo numerose azioni intese a rifornire di armi le forze partigiane. Catturato mentre coraggiosamente riaffermava la propria fede patriottica, veniva barbaramente trucidato. Torino, 14 febbraio 1945. Grazie. Adesso è la volta di Elisa Guidi, responsabile di area della scuola normale superiore. Prego. Leggerà pagine da I sommersi e i salvati. Buonasera e grazie per l'invito a partecipare. Le pagine che ho scelto e che leggerò sono note, ma secondo me vale la pena rileggerle, anche perché rileggendole se ne percepisce la straordinaria attualità. L'esperienza di cui siamo portatori, noi superstiti dei lager nazisti, è estranea alle nuove generazioni dell'Occidente e sempre più estranea si va facendo a mano che passano gli anni. Per i giovani degli anni 50 e 60 erano cose dei loro padri. Se ne parlava in famiglia, i ricordi conservavano ancora la freschezza delle cose viste. Per i giovani di questi anni 80 sono cose dei loro nonni, lontane, sfumate, storiche. Essi sono assillati dai problemi d'oggi, diversi, urgenti, la minaccia nucleare, la disoccupazione, l'esaurimento delle risorse, l'esplosione demografica, le tecnologie che si rinnovano freneticamente e a cui occorre adattarsi. La configurazione del mondo è profondamente mutata, l'Europa non è più il centro del pianeta.
Gli imperi coloniali hanno ceduto alla pressione dei popoli d'Asia e d'Africa, assetati di indipendenza, e si sono dissolti, non senza tragedie e lotte tra le nuove nazioni. La Germania, spaccata in due per un futuro indefinito, è diventata rispettabile e, di fatto, detiene i destini dell'Europa. Permane la diarchia Stati Uniti-Unione Sovietica, nata dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma le ideologie su cui si reggono i governi dei due soli vincitori dell'ultimo conflitto hanno perso molto della loro credibilità e del loro splendore. Si affaccia all'età adulta una generazione scettica, priva non di ideali ma di certezze, anzi, diffidente delle grandi verità rivelate, disposta invece ad accettare le verità piccole, mutevoli di mese in mese sull'onda convulsa delle mode culturali, pilotate o selvagge. Per noi parlare con i giovani è sempre più difficile. Lo percepiamo come un dovere ed insieme come un rischio. Il rischio di apparire anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati. Al di sopra delle nostre esperienze individuali, siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato. Fondamentale appunto perché inaspettato, non previsto da nessuno. È avvenuto contro ogni previsione. È avvenuto in Europa. Incredibilmente, è avvenuto che un intero popolo civile, appena uscito dalla fervida fioritura culturale di Weimar, seguisse un istrione la cui figura oggi muove a riso. Eppure Adolf Hitler è stato obbedito ed osannato fino alla catastrofe. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Può accadere dappertutto. Non intendo né posso dire che avverrà. È poco probabile che si verifichino di nuovo, simultaneamente, tutti i fattori che hanno scatenato la follia nazista, ma si profilano alcuni segni precursori. La violenza, utile o inutile, è sotto i nostri occhi. Serpeggia in episodi saltuari e privati o come illegalità di Stato. In entrambi, quelli che si sogliono chiamare il primo e il secondo mondo, vale a dire nelle democrazie parlamentari e nei paesi dell'area comunista. Nel terzo mondo è endemica o epidemica. Attende solo il nuovo istrione, non mancano i candidati, che la organizzi, la legalizzi, la dichiari necessaria e dovuta e infetti il mondo. Pochi paesi possono essere garantiti immuni da una futura marea di violenza, generata da intolleranza, da libidine di potere, da ragioni economiche, da fanatismo religioso o politico, da attriti razziali. Occorre quindi affinare i nostri sensi, diffidare dai profeti, dagli incantatori, da quelli che dicono e scrivono belle parole non sostenute da buone ragioni. È stato oscenamente detto che di un conflitto c'è bisogno, che il genere umano non ne può fare a meno. È stato detto anche che i conflitti locali, le violenze in strada, in fabbrica, negli stadi, sono un equivalente della guerra generalizzata e che ce ne preservano, come il piccolo male, l'equivalente epilettico, preserva dal grande male. È stato osservato che mai in Europa erano trascorsi 40 anni senza guerre. Una pace europea così lunga sarebbe un'anomalia storica. Sono argomenti capziosi e sospetti. Satana non è necessario. Di guerre e violenze non c'è bisogno in nessun caso. Non esistono problemi che non possano essere risolti intorno a un tavolo, purché ci sia volontà buona e fiducia reciproca, o anche paura reciproca, come sembra dimostrare l'attuale interminabile situazione di stallo, in cui le massime potenze si fronteggiano con viso cordiale o truce, ma non hanno ritegno a scatenare o lasciare che si scatenino guerre sanguinose tra i loro protetti, inviando armi sofisticate, spie, mercenari e consiglieri militari invece che arbitri di pace. Neppure è accettabile la teoria della violenza preventiva. Dalla violenza non nasce che violenza, in una pendolarità che si esalta nel tempo invece di smorzarsi. In effetti, molti segni fanno pensare ad una genealogia della violenza odierna che si dirama proprio da quella dominante nella Germania di Hitler. Certo non mancava prima, nel passato remoto e recente.
Tuttavia, anche in mezzo all'insensato massacro della Prima Guerra Mondiale, sopravvivevano i tratti di un reciproco rispetto fra i contendenti, una traccia di umanità verso i prigionieri e i cittadini inermi, un tendenziale rispetto dei patti. Un credente direbbe un certo timor di Dio. L'avversario non era né un demonio né un verme. Dopo il Gott mit uns nazista, tutto è cambiato. Ai bombardamenti aerei terroristici di Göring hanno risposto i bombardamenti a tappeto alleati. La distruzione di un popolo e di una civiltà si è dimostrata possibile e desiderabile, sia in sé sia come strumento di regno. Lo sfruttamento massiccio della manodopera schiava era stato imparato da Hitler alla scuola di Stalin, ma in Unione Sovietica è ritornato moltiplicato alla fine della guerra. L'esodo di cervelli dalla Germania e dall'Italia, insieme con la paura di un sorpasso da parte degli scienziati nazisti, ha partorito le bombe nucleari. I superstiti ebrei disperati, in fuga dall'Europa dopo il gran naufragio, hanno creato in seno al mondo arabo un'isola di civiltà occidentale, una portentosa palingenesi dell'ebraismo e il pretesto per un odio rinnovato. Dopo la disfatta, la silenziosa diaspora nazista ha insegnato le arti della persecuzione e della tortura ai militari e ai politici di una dozzina di paesi, affacciati al Mediterraneo, all'Atlantico e al Pacifico. Molti nuovi tiranni tengono nel cassetto la battaglia di Adolf Hitler, magari con qualche rettifica o con qualche sostituzione di nomi, può ancora venire a taglio. L'esempio hitleriano ha dimostrato in quale misura sia devastante una guerra combattuta nell'era industriale, anche senza che si faccia ricorso alle armi nucleari. Nell'ultimo ventennio, la sciagurata impresa vietnamita, il conflitto delle Falkland, la guerra Iran-Iraq e i fatti di Cambogia e di Afghanistan ne sono una conferma. Tuttavia, ha anche dimostrato, non nel senso rigoroso dei matematici purtroppo, che almeno qualche volta, almeno in parte, le colpe storiche vengono punite. I potenti del Terzo Reich sono finiti sulla forca o nel suicidio. Il paese tedesco ha subito una biblica strage di primogeniti che ha decimato una generazione ed una bipartizione che ha posto fine al secolare orgoglio germanico. Non è assurdo assumere che se il nazismo non si fosse mostrato fin dall'inizio così spietato, l'alleanza fra i suoi avversari non si sarebbe costituita o si sarebbe spezzata prima della fine del conflitto. La guerra mondiale voluta dai nazisti e dai giapponesi è stata una guerra suicida. Tutte le guerre dovrebbero essere temute come tali. Ci viene chiesto dai giovani, tanto più spesso e tanto più insistentemente, quanto più quel tempo si allontana, chi erano, di che stoffa erano fatti i nostri aguzzini. Il termine allude ai nostri ex custodi, alle SS, e a mio parere è improprio. Fa pensare a individui distorti, nati male, sadici, affetti da un vizio d'origine. Invece erano fatti della nostra stessa stoffa. Erano esseri umani medi, mediamente intelligenti, mediamente malvagi. Salvo eccezioni, non erano mostri. Avevano il nostro viso, ma erano stati educati male. Erano in massima parte gregari e funzionari rozzi e diligenti. Alcuni fanaticamente convinti del verbo nazista. Molti indifferenti o paurosi di punizioni o desiderosi di fare carriera o troppo obbedienti. Tutti avevano subito la terrificante diseducazione fornita ed imposta dalla scuola, quale era stata voluta da Hitler e dai suoi collaboratori e completata poi dai drill delle SS. A questa milizia parecchi avevano aderito per il prestigio che conferiva, per la sua onnipotenza o anche solo per sfuggire a difficoltà familiari. Alcuni, pochissimi per verità, ebbero ripensamenti, chiesero il trasferimento al fronte, diedero cauti aiuti ai prigionieri o scelsero il suicidio. Sia ben chiaro che responsabili, in grado maggiore o minore, erano tutti, ma deve essere altrettanto chiaro che dietro la loro responsabilità sta quella della grande maggioranza dei tedeschi, che hanno accettato all'inizio per pigrizia mentale, per calcolo miope, per stupidità, per orgoglio nazionale, le belle parole del caporale Hitler. Lo hanno seguito finché la fortuna e la mancanza di scrupoli lo hanno favorito.
sono stati travolti dalla sua rovina, funestati da lutti, miserie e rimorsi e riabilitati pochi anni dopo per uno spregiudicato gioco politico. Grazie. Come avevo detto prima, ringrazio Sabina Nuti che è tornata e ci segue per tutta questa giornata che è impegnativa appunto a livello della tensione intellettuale, come ha detto Franceschini, ma anche del coinvolgimento emotivo, e per questo fa piacere che stia con noi e la ringrazio particolarmente, dati gli innumerevolissimi impegni che la sovrastano. Adesso abbiamo Marco Martinelli, che è ben noto alla scuola per la sua capacità di divulgazione e di disseminazione scientifica. Marco Martinelli leggerà da Feel Everything di Annick Emdin. Annick Emdin, prego. Grazie Annick e grazie a tutti voi. Ok, tutto a posto. Brigitte si era messa un vestito azzurro, il rossetto scuro e il fermaglio con la rondine e mi disse: «Ce ne dobbiamo andare, Rudy, se ne stanno andando tutti». E io gli dissi: «E chi resterà in Germania?» Che se ne andavano tutti era vero, andavano via in America, registi migliori di me, attrici più brave di Britta erano già partite da tempo. «Non ce ne possiamo andare, amore, qualcuno deve restare a dire la verità». Giravo quel che potevo, quando potevo, di notte, con una luce fissa e un microfono, e chiedevo: «Che cosa pensa del Führer? Che cosa pensa del Terzo Reich?» Britta aspettò fino all'ultimo, poi arrivò con due biglietti e mi disse: «Io non rimango». Mi porse il secondo biglietto e lo strappai. Britta partì. Addio, pensai. Ero felice che fosse partita, rischiare per un ideale è un conto, mettere a rischio la donna che ami è un altro. Adesso Britta se n'era andata e la situazione era peggiorata ogni giorno di più. Entrarono e gridarono: «Hey Hitler!» E io rimasi fermo. Mi dissero: «Lei sarebbe disposto a fare un film per raccontare al mondo quanto è grande il nostro Führer?» E io dissi: «Io no, però se vuoi posso fare un film per raccontare al mondo quanto è piccolo il tuo cazzo». Allora pensai a Brigitte mentre prendevo tutte quelle botte. A lei la mia battuta avrebbe fatto ridere. Pensai: «Grazie a Dio, cara, sei partita». Pensai: «Dio, fa che Brigitte giri tante commedie romantiche là ad Hollywood, che vada alle feste, che si diverta». Diedero fuoco a tutti i miei film. La celluloide bruciava veloce, fece male più delle botte. Avevo sempre pensato che il cinema potesse rendere un'idea eterna, che potesse essere una testimonianza della storia, fermarla, che nessuno potesse dire che così non era stato, perché la pellicola non mente mai. Ed ecco che tutto bruciava. Tutte le testimonianze raccolte in notti intere d'angoscia, cenere. Britta non la pensava come me, diceva che il bello del cinema era la finzione, che erano le storie che raccontavano un mondo più lieve, un mondo migliore di questo. Io invece cercavo la verità sconosciuta, quella che si nasconde dietro la superficie delle cose. Se fossi andato, non l'avrei conosciuta. La verità me l'hanno cucita addosso a Dachau, un triangolo rosso che significa prigioniero politico. Ciò che succedeva a Dachau era terrificante e nessuno l'avrebbe mai saputo, non c'erano cineprese a Dachau. C'era un uomo biondo con la stella di Davide che di mestiere vendeva tubature. Lui mi ha detto: «La vede la differenza tra noi?» E io ho scosso la testa. «Lei ha scelto di essere qui», ha detto. «Lei ha potuto scegliere». Ho annuito, era vero. «E questo cosa fa di me?» gli ho chiesto. «Un pazzo», ha risposto. E gli ho detto: «Sa dove si trova la mia fidanzata adesso? È in California». E lui ha risposto: «E lei qui nella neve? E morirà per cosa?» Per un'idea, ho pensato, ma non avevo il coraggio di dirlo. Il freddo, i detenuti in divisa, il fumo. D'improvviso mi è sembrato senza senso. Avevo scelto di morire, ma perché? «Per lei», ho risposto. «Per me? Il fatto che lei morirà qui non mi salverà», mi disse. «Il fatto che lei morirà qui non salverà nessuno. Si dimenticheranno di lei, si dimenticheranno di noi. Diranno non è vero, che non è mai successo». Questo era peggio di tutto il resto. Un altro signore molto alto disse: «Per me il fatto che lei abbia scelto di rimanere salverà tutto il genere umano». Avevo dei dubbi su questo. Mi sembrava che avesse ragione l'uomo biondo. La mia morte non avrebbe salvato nessuno. Il signore che vendeva le tubature fu ucciso, non ne rimase altro che cenere. Lo stesso accadde anche al signore alto che era stato gentile. Anche di me, pensavo tutto il tempo, non rimarrà che cenere, come dei miei film. Le SS avevano un atteggiamento diverso con chi aveva il triangolo rosso.
Gli altri erano considerati subumani per nascita. Noi dissidenti per scelta, ma ariani. Questo poteva portare a un trattamento migliore, ma non era scontato. I prigionieri politici morivano spesso per le percosse, se la SS sbagliata aveva voglia di fare due parole. Non mi importava come sarei morto, il pensiero che mi divorava era un altro. Nessuno lo saprà mai. Né che siamo morti per scelta, né che siamo morti senza poter scegliere. Invece sono rimasto in vita, se la vita si può chiamare. Quando arrivarono gli americani sovietici era primavera. Del ragazzo disposto a morire per delle idee non rimaneva niente. E poi vidi le cineprese. Avevano delle cineprese. Qualcosa mi si riaccese nel petto. Film everything, disse uno di loro. E l'uomo con la cinepresa sorvolò i cadaveri e i forni crematori, i vivi e me. L'occhio della cinepresa mi vide. Era la prima volta che stavo dall'altra parte. E allora sorrisi all'obiettivo. La pellicola non mente, pensai. Il film è la storia. E poi pensai di nuovo a Britta. Britta, amore, pensai, hai mandato l'America a prendermi, a riprendermi. E mi ha preso, mi ha ripreso. Un sorriso senza denti e un triangolo rosso e un uomo ancora vivo. Aspettami, cara, indossa lo stesso vestito, il rossetto, il fermaglio con la rondine. Aspettami, Britta mia dolcissima, mettiti in posa, preparami la cinepresa. Aspettami che ritorno da te. Grazie. Grazie a Nick. Sofia Morabito, assegnista dell'Università di Pisa, 4 storie in Iran. Buon pomeriggio. Il primo. Credo, o almeno mi auguro, che tutti conosciate la storia di Mahsajin Amini, la ragazza che ha dato un volto e un nome alla rivoluzione in atto in Iran da più di 130 giorni. Oggi quindi non vi racconterò la storia di Mahsa, vi racconterò altre 4 storie, storie di donne e di uomini coraggiosi iraniani che hanno combattuto e sono morti per la libertà. Nessuna di queste storie però inizierà con «C'era una volta», ma piuttosto e purtroppo con «Ancora una volta, ogni giorno, tutti i giorni». Ancora una volta una ragazza, il suo nome è Aida Rostami. Aida Rostami ha 36 anni ed è medico. Ha scelto di studiare medicina per far sì che nessun altro potesse perdere i propri cari a causa di una malattia, come lei aveva perso suo padre per via del cancro quando aveva 10 anni. Ovviamente Aida non è riuscita a salvare tutti i suoi pazienti. Riesce però a curare molti dei manifestanti della rivolta nazionale. Non in ospedale, no, è troppo rischioso. Si reca direttamente nelle loro case per curarli come possibile. Lo scorso 21 dicembre la famiglia di Aida riceve una telefonata dalla polizia. Aida è morta, il suo corpo viene riconsegnato alla famiglia. L'occhio sinistro cavato, la faccia schiacciata e una mano rotta. Al telefono la polizia di Ekbatan, quartiere di Teheran, dichiara che la ragazza ha avuto un incidente contro qualcosa di duro. Quando la famiglia vede il corpo massacrato e chiede ulteriori spiegazioni, la polizia racconta allora una versione diversa. Alcuni testimoni avrebbero visto Aida discutere con un uomo e cadere da un ponte. Nessuno sa chi siano questi testimoni. Il cellulare e la borsa della ragazza non sono mai stati riconsegnati. Il 18 novembre Aida aveva pubblicato una storia su Instagram in cui diceva che avrebbe voluto un Iran libero. Ancora una volta un ragazzo. Il suo nome è Mehdi Zareh,
Mehdizare, di appena 31 anni, vive a Teheran, anche se originario di Ashkazar. Nel 2015 viene in Italia, a Bologna, per studiare farmacia all'università. Per pagarsi gli studi lavora tutte le sere in pizzeria e a volte come fattorino. Un anno e mezzo fa muore sua mamma e così decide di tornare in Iran per stare accanto alla sua famiglia. Da quando sono iniziate le manifestazioni, Mehdi scende tutti i giorni in piazza per lottare contro il regime iraniano. Un giorno di questi, però, viene arrestato. All'incirca, dopo 10 giorni di detenzione, viene rilasciato temporaneamente. Una volta rilasciato, registra un video per l'ambasciatore italiano, in cui mostra i segni delle torture sul suo corpo. Guarda questo, per esempio, l'ambasciatore d'Italia. Poco dopo aver registrato il video, Mehdi viene trasportato d'urgenza all'ospedale, dove entra in coma per 20 giorni, finché non muore. Un suo parente scriverà prima del suo funerale: «Domani ti seppelliranno accanto alla tomba di tua madre e lì ritroverai la pace. Ma mi raccomando, non farle vedere i lividi, il naso rotto, i segni delle botte che hai subito nella detenzione di sicurezza». Scusate. Ancora una volta un ragazzo. Il suo nome è Majid Reza Rahnavard. Majid ha 23 anni e fa il fruttivendolo. È un vero sportivo. Adora allenarsi in palestra, da solo e con i suoi amici. Ma più di ogni altra cosa, Majid ama andare in moto, e diciamolo, è anche un po' spericolato, ma d'altronde ha solo 23 anni. Majid è di Mashhad, la seconda città più religiosa dell'Iran. Nonostante questo, lui, come molti altri ragazzi e ragazze di Mashhad, si era allontanato dalla religione imposta dal governo. Aveva riscoperto la vera cultura persiana soppressa dalla Repubblica Islamica. In molti dei suoi post su Instagram invita i suoi coetanei a riflettere sulle differenze tra l'Iran degli anni 70 e l'Iran dopo la rivoluzione. Il suo sogno era quello di vedere l'Iran di nuovo libero. Il 24 novembre del 2022 è stato incriminato per aver assassinato 2 guardie della milizia Basiji e averne ferite altre 4 durante una protesta avvenuta nei primi giorni di novembre. Majid è stato quindi accusato e condannato a morte per Muharabeh, guerra contro Dio, o meglio, questo secondo Mizan, l'agenzia di stampa ufficiale del sistema giudiziario iraniano. Il 29 novembre ha affrontato la Corte Rivoluzionaria Islamica a Mashhad, ma il processo è avvenuto a porte chiuse. L'agenzia di stampa ufficiale del sistema giudiziario iraniano ha perfino pubblicato alcuni filmati modificati in cui si vede Majid in un'aula mentre dichiara di aver commesso un errore, rinnegando le convinzioni che lo hanno portato a compiere quel crimine e chiedendo di essere punito il prima possibile. Solo quando la famiglia è riuscita a riaprire la pagina di Instagram di Majid, chiusa temporaneamente dal governo, ha potuto mostrare agli iraniani quali fossero i valori e il pensiero di Majid, che fosse davvero, di certo, non un assassino. Majid quindi diventa un eroe. Improvvisamente tutti si accorgono del suo braccio ingessato, lo stesso braccio su cui aveva tatuato quello che era il simbolo dell'Iran fino alla rivoluzione. Un leone che tiene una spada con una zampa e dietro un sole che risplende. Quel simbolo è la prima cosa che hanno voluto spezzare e coprire. از نداریم قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن، شادی کنن. Nel video si vede Majid bendato. Il giornalista della stampa ufficiale del governo chiede: quali sono le tue ultime volontà? E Majid risponde: il luogo dove mi devono seppellire, nessuno deve piangere sulla mia tomba. Qui il giornalista lo interrompe subito, mettendogli in bocca altre parole: non ti piace che le persone leggano il Corano sulla tua tomba e non ti piace che preghino. Majid allora annuisce:
non pregate sulla mia tomba, non leggete il Corano, siate felici. È noto che il governo iraniano non solo crea prove prefabbricate, ma che torturi e violenti i prigionieri fino a farli confessare colpe che non hanno mai avuto. Il 12 dicembre del 2022 Majid diventa il primo manifestante impiccato pubblicamente. Ancora una volta una ragazza, il suo nome è Sarina Esmailzadeh. Sarina ha 16 anni, va a scuola, ama scrivere poesie, ama la musica, ama disegnare e tiene un blog. Vive con sua madre e suo fratello di 23 anni a Karaj. Nel video dietro di me racconta: ho appena finito l'ultimo esame e provo una sensazione di libertà. Non esiste una sensazione migliore, anche se le vacanze dureranno solo un mese. Dopo l'esame i ragazzi daranno una festa, ma l'unica cosa che posso fare in questo momento è prendere una bibita al caffè perché è fresca e mi dà sollievo. E poi continua. Sono finalmente arrivata a casa, ma dato che faceva troppo caldo, sono corsa subito a farmi una doccia, come potete vedere. Ora cosa posso fare? Da quanto sono emozionata, vorrei mettermi a fare la lista delle cose che mi piacerebbe fare. Tanti film, tanti libri, tanti video su YouTube e tanti posti da visitare. Purtroppo Sarina non potrà più fare nulla di queste cose, né condividere sul suo blog i suoi sogni, le sue opinioni e le sue idee, idee di libertà e di uguaglianza. نیازمند یه روحیه خوب، یه وایب خوب، یه انرژی خوب، همین اینا نیازمند چی هست؟ آزادی؟ اینجا بحثا میکنم دارک میشه چرا؟ چون یه سری محدودیت هایی که مخصوصا واسه زنها خیلی بیشتر مثل حجاب اجباری خیلی خیلی ممنوعیت هایی که مثلا نیست مثلا ما حتی یه استودیو میتونیم که اینا همه یه مواجه شدیم درد سرشو تک تک چشیدیم. Il 23 settembre è stata arrestata a Karaj durante le manifestazioni e massacrata di botte dalla polizia. Quando la famiglia si reca in ospedale per vedere il corpo, la polizia dice loro che Sarina si è suicidata, gettandosi dal quinto piano di un palazzo. Questa è la storia che la mamma e il fratello di Sarina sono costretti a ripetere davanti alla TV nazionale. Se così non avessero fatto, non avrebbero riavuto il corpo della ragazza. Il corpo è stato sepolto, ma nessuno l'ha mai potuto vedere. Pochi giorni dopo, la madre di Sarina si è suicidata. Subito dopo le prime manifestazioni contro la morte di Mahsajin Amini, Sarina aveva scritto sui social parlando della rivoluzione. Può davvero succedere? Per la vita di lei e la vita di tutti i nostri cari che sono morti, deve succedere. Prima di lasciarvi, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno organizzato e partecipato a questa bellissima giornata in cui ogni anno ci ricordiamo di non dimenticare. E colgo l'occasione, a nome di tutta la comunità iraniana, di cui oggi ho l'onore e il privilegio di essere la portavoce, per invitare l'Accademia Italiana a schierarsi dalla parte di ciò che è giusto, perché siamo ancora in tempo, a proteggere con ogni mezzo gli iraniani e le iraniane che studiano, hanno studiato o che studieranno in Italia. Anche un singolo post può fare la differenza. A difendere la loro libertà, perché la libertà di uno è la libertà di tutti. A non dimenticare tutti coloro che sono morti e che ancora una volta, ogni giorno, tutti i giorni, muoiono per la libertà. A essere la voce di chi non può o non può più gridare Zan, Zendegi, Azadi, donna, vita, libertà. Grazie.
Francesco Ceccarelli, Adler. Leggerò Adler di Annick Emdin. Prima che ci ritrovassimo nella gioventù hitleriana, ci eravamo visti una volta solo in un cabaret. C'era ancora la Repubblica di Weimar. Sentimmo Marlene Dietrich cantare prima che se ne andasse in America. Cantava così. Nessuno ci chiese, quando ancora non avevamo alcun volto, se ci fosse piaciuto vivere o meno. Noi ci guardammo e sorridemmo, ma ci perdemmo nella folla e, passato il tempo di uno sguardo, la notte arrivò. Nella gioventù hitleriana si faceva sport. Mi piaceva guardare gli altri ragazzi, corpi sudati e statuari. Anche al cinema non c'erano altro che bei ragazzi ariani dai volti scolpiti, riccioli biondi sudati che conquistavano le vette germaniche. Begli uomini, forti, ariani, vincitori che sfidavano la natura, che calpestavano il nemico, che si fottevano il resto d'Europa sventolando in trionfo la nostra bandiera. E però più esaltavano la bellezza della razza ariana, del soldato tedesco con quei pettorali lucidi d'acqua di ventenni che uscivano da laghi gelati, fattezze regolari, lineamenti di efebi biondi, più io mi eccitavo. Mi eccitava a guardare questi film di propaganda, a guardare i compagni allenarsi, mi eccitavano i muscoli, gli zigomi, le loro barbe imperlate di sudore. Convenivo con Hitler, la razza ariana era veramente bella da guardare, era bella mentre si piegava, si spogliava, si guardava allo specchio, si pettinava i capelli. Io ero uno tra i tanti, anche tu eri uno fra i tanti, non facemmo mai niente di diverso dagli altri. Facevamo le stesse corse a ostacoli, gli stessi salti, lanciavamo gli stessi giavellotti, ci vestivamo da idioti alla stessa maniera, gridavamo Heil Hitler. E devo dire che anche gli altri, quelli più tardi ci dissero che facevamo schifo, anche gli altri, anche loro, si eccitavano a vestirsi da coglioni, col calzerotto bianco e la camicia militare e la fascetta rossa brillante con la svastica ben stretta al bicipite. Ma loro non lo ammettevano, non lo avrebbero ammesso mai. Innaturale, dicevano questo, che era innaturale. Ma per noi fu naturale, la cosa più naturale del mondo, accadde e basta. Un bacio in una notte buia, un gemito, un respiro, un toccarsi rapido, fu dolce. Devo dire, molto più naturale di tutto il loro lucido per scarpe e bottoni ordinati e armi e tacchi battuti e ordini gridati. Qualcuno però ci vide, ci urlò, finocchi, finocchi, dovete morire. Tu rimanesti in silenzio a sentire l'accusa, con gli occhi velati, tacesti. E io volevo parlare, dissi, guardate, sono stato io, lui non c'entra, l'ho toccato io, lui non voleva, lasciatelo stare per favore. Ma non ci hanno creduto. Allora ci hanno portati in un posto e lì ci dissero che, seppur deviati, eravamo membri della razza padrona, che dovevamo essere corretti, rieducati. Allora, amore, ricordi che uscimmo con delle donne, allora, quasi ci credemmo anche noi. Che era così che eravamo, che ci piacevano quelle donne, di cui ricordo a malapena i nomi, solo per la tristezza che loro, quelle donne, avevano sul volto, perché le baciavamo di fretta, come si svolge un dovere sgradito. Ma una sera ci incontrammo di nuovo, tu stretta alla tua Els, io a Margarete. Adler, Johan, ma come, già vi conoscete? Sì, ma come? Dalla gioventù hitleriana. Ah, come va? Che fai adesso? Come stai? Ragazze, ma voi perché non andate a prendere da bere? E così, sollevando il bicchiere, nel frattempo arrivato, in un sussurro mi sei mancato. Ma allora vediamoci ancora, vediamoci stanotte, di nascosto. Ma dove? Non so dove andare. Ah sì, conosco un posto. Però, chi ci vide? Chi fece la spia? Ci lessero velocemente un paragrafo di legge,
paragrafo 175, ci cucirono il triangolo rosa. Tu moristi per le bastonate prima ancora di arrivare al lager. Io piansi guardandoti morire. E invece di questo avrei in seguito ringraziato Dio che tu moristi senza vedere quel che io vidi, senza subire quel che io subii. Su di noi facevano esperimenti e poi ci ammazzavano. Ucciderci, d'accordo, ma era il come si moriva lì. Alcuni violentati coi bastoni morivano sanguinando o di setticemia. Altri li fecero spogliare e poi sbranare dai cani lupo. Gridavano, Finocchi, Finocchi, dovete morire. E mentre guardavo quei ragazzi esanimi, non pensavo che sarei morta anche io. Non mi importava più, io pensavo a te. Pensavo, grazie a Dio è morto prima di arrivare qui. Pensavo ai tuoi occhi celesti. Pensavo a quei baci rubati, a quella notte al cabaret, quando ci eravamo guardati senza conoscerci. Pensavo a Marlene Dietrich, che quella sera aveva cantato sì per noi e che ora cantava per gli alleati, cantava per tutti quei soldati che partivano da lontano per venire qua a combattere per la libertà. E pensavo ancora a quelle parole. Nessuno ci chiese, quando ancora non avevamo un volto, se ci fosse piaciuto vivere o meno. Adesso Alex Isakov, allievo della Scuola Sant'Anna, è chiamato a contribuire con una lettura, Storia di Gulbahar Aitivaji. Grazie. Buonasera. La vita e la morte non avevano lo stesso significato nei campi. Ogni volta che i passi delle guardie ci svegliavano, credevo che venissero a fucilarmi. Mentre una mano violenta mi passava una tosatrice sulla testa e altre mani afferravano i ciuffi di capelli che mi cadevano sulle spalle, ho chiuso gli occhi annebbiati dalle lacrime pensando fosse venuta la mia ora. Quando le infermiere ci afferravano le braccia con le mani ghiacciate per vaccinarci, credevo che stessero tentando di avvelenarci. In realtà ci sterilizzavano. È stato allora che ho capito la tecnica dei campi, quanto fosse sofisticato il sistema utilizzato, non per ucciderci a sangue freddo, ma per farci sparire lentamente, così lentamente che nessuno se ne rende conto. Ci hanno chiesto di rinnegare quello che eravamo, di sputare sulle nostre tradizioni, di criticare la nostra lingua, di insultare il nostro popolo. Le donne che escono dai campi non sanno più chi sono. Siamo ombre, anime morte. Questo è un passaggio molto molto breve che ho voluto presentarvi, perché la cosa più forte, oltre alla descrizione, al tono, è che non è successo nel 1940, è successo 4 anni fa, 2017, 2018, 2019. Per quasi 3 anni Gulbahar Aitivaji è stata privata della libertà e ha subito violenza dalla polizia, centinaia di ore di interrogatori, fame, freddo, torture, sterilizzazione forzata e 12 ore al giorno di propaganda cinese. Costretta in un drammatico programma di repressione e distruzione della minoranza musulmana degli Uiguri. Nata nello Xinjiang, nella Cina occidentale, Aitivaji viveva in Francia da 10 anni, quando una mattina del novembre 2016 è stata richiamata in Cina con il pretesto di richiudere delle vicende burocratiche. Accusata di celare posizioni indipendentiste e attività terroristiche dietro il suo esilio in Francia, è sparita nelle viscere del terrificante sistema dei campi di concentramento ideati dal Partito Comunista cinese per annientare il suo popolo. Più di 1 milione di uiguri sono stati deportati nei campi di rieducazione sulla base di infondate accuse di terrorismo, infiltrazione e separatismo. Gli Xinjiang Papers, rivelati dal New York Times nel novembre 2019, denunciano e provano una repressione basata sulla detenzione di massa, la più devastante dall'era di Mao. È difficile credere che tutto ciò stia succedendo nel XXI secolo, è difficile credere che stia succedendo in Cina, la seconda potenza mondiale. Serve quasi un atto di fede per non dubitare, perché se la repressione delle minoranze etniche cinesi, constatabile a occhio nudo nella distruzione dei luoghi di culto, nella sinizzazione delle popolazioni locali e negli onnipresenti apparati di sorveglianza, quanto avviene nelle cosiddette scuole è impossibile da verificare. La regione è pressoché blindata ai visitatori internazionali. Così la narrazione sullo Xinjiang è contesa tra i toni idilliaci della propaganda cinese
i resoconti distorti di Rebia Kadir, la leader della diaspora uigura in esilio, non sempre onesta nel riportare quanto avvenuto negli ultimi anni. Intanto, la lista dei desaparecidos si allunga, le testimonianze dei sopravvissuti aumentano, così come le denunce dei ricercatori e le riprese satellitari delle presunte strutture detentive. Haiti Vagi, salvata grazie alle disperate trattative della figlia e all'ostinazione del Ministero degli Affari Esteri francese, è la prima sopravvissuta ai campi cinesi a testimoniare. La pubblicazione del libro di cui vi ho letto un passo questa sera, intitolato Sopravvissuta a un gulag cinese, comporta un terribile rischio che lei e la sua famiglia hanno deciso di assumersi perché la sua voce essenziale raggiunga l'Occidente e ne scuota l'indifferenza. È avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Ancora una volta, questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Grazie. Piccarda Baccianti, della scuola Sant'Anna, allieva, leggerà testimonianza di Dora Klein. Grazie. Buonasera. Io sono ebrea polacca. Non direi che sono polacca, perché i polacchi si offenderebbero a morte se io mi proclamassi tale. Io per loro ero e sono e sarò sempre ebrea. Ed io, per non incorrere in queste offese, dico sempre: sono una ebrea polacca, il che contiene già un destino in se stessa. Questo lo ha detto molto bene il biografo di Trotsky, che ha scritto un libro, Ebreo o non ebreo, in cui diceva che molti ebrei non sarebbero ebrei se gli altri non li volessero così. E diceva ancora che nessuno può sapere cosa significa essere ebrei polacchi, vuol dire avere un destino segnato. Il viaggio è durato qualche giorno, non so. Non si distingueva il giorno dalla notte. Ogni tanto uscivamo in qualche stazione per prendere un po' d'acqua, ma subito tornavamo. Poi arrivati ad Auschwitz, bastoni, grida, urla per spaventarci. Per prima cosa dividevano gli uomini e le donne. Noi non si sapeva più niente gli uni degli altri. I bambini con le donne. Per selezionare noi donne poi c'era quel famoso Mengele, che era un bell'uomo ed era anche moro, e lui, prima di fare la selezione, ha chiesto se ci sono medici. E meno male che io sapevo il tedesco. Io dico di sì. Lui mi ha messo da parte. Poi ha fatto qua, qua, qua. Noi non sapevamo la selezione che cos'era. Però vedevamo che le donne, anche giovani, coi bambini da una parte, le altre dall'altra. Poi per molto tempo chiedevamo: dove sono finiti quegli altri? Ed era proibito dirlo. E poi col tempo l'abbiamo saputo. Ci hanno svestite nude, naturalmente, sotto le docce. E io avevo un certificato di laurea, perché l'ho richiesto, neanche mi ricordo. L'ho piegato, era come un foglio protocollo. L'ho piegato parecchie volte. Io ho una mano piuttosto piccola. Lo tenevo sotto le docce, nuda, fuori. Poi ho fatto la famosa quarantena a Birkenau. Era una Babele. 100.000 lingue di 100.000 paesi. E dopo mi hanno chiamata. Mi hanno mandata in un blocco un po' più decente. Un certo giorno prendono me e un'altra. Una di noi doveva andare a fare la dottoressa per le prigioniere in un piccolo distaccamento che si chiamava Budi. Allora questi tedeschi dicevano: una di voi due deve andare. Hanno scelto me perché ho presentato quel documento. Arrivo a Budi, mi hanno dato un vestito a righe, la stella di David. Poi a un certo momento hanno messo anche la striscia gialla. C'era una piccola stanzetta che serviva, diciamo, da ambulatorio, e c'era un'infermiera, un triangolo nero. Era una puttana. Lì c'era molta malaria. Quando uno aveva molta malaria si cercava di nascondere perché la mandavano a Birkenau, in ospedale, e raramente tornavano. E io dovevo accompagnarla, avevo una paura tremenda di accompagnare, che non hai un'idea. Io, finché potevo, nascondevo tutti i mali gravi, ma non sempre potevo. Quando ti vengono gli attacchi di malaria che scuoti tutto il letto, La mia poca conoscenza della medicina cercavo di supplirla con il trattamento per queste ragazze che avevano bisogno. Sentire qualcuno che le tratta bene, qualcuno che si occupa di loro. Portavo i fuori quando avevano la febbre e avrebbero dovuto uscire con i bagni fuori. Però c'era un antisemitismo tremendo, tremendo. Le polacche, le russe, di me, benché avessi la stella, perdevano la cognizione, dimenticavano che ero ebrea. Perché io ero l'italiana.
Dopo abbiamo cominciato a sentire degli spari, lontano. Arrivano i russi. Abbiamo detto, forse siamo salve. I tedeschi demolivano più che potevano, i camini, hanno costruito delle baracche nuove, più belle, sempre baracche, ma neanche. Poi sono arrivate delle altre dalla Grecia che erano in uno stato. Chissà cosa avevano sofferto prima. Comunque erano così, senza alcuna resistenza. E poi ci hanno evacuato. Sono rimasti solo i moribondi e i molto malati, che poi i russi hanno trovato. Qualcuno si è salvato e qualcuno è morto, come descrive Primo Levi. La maggioranza fu evacuata. Si viaggiava parzialmente a piedi e parzialmente nei treni. Era da passare tutta la Germania attraverso, fino ai confini con l'Olanda, a Belsen. Fu una cosa tremenda. 140 in vagone bestiame. Ma non basta, perché i tedeschi si prendevano 3-4 ragazze e con quelle, non so cosa facevano lì, occupavano gran parte del vagone. Insomma, era un incubo, non voglio parlarne. Io dico, come ho fatto? Dico sempre che dal momento dell'arresto sono caduta in un certo stato di trance che non ti lascia considerare la situazione in cui ti trovi. Perché Belsen era una cosa. Non c'erano i forni crematori a Belsen. Ma non so se era un bene o un male. Perché Belsen era una raccolta di cadaveri. Non so descrivere. Montagne e montagne di cadaveri. Lì non c'era nessuna regola più di umanità. Io ho preso il tifo petecchiale. Lì eravamo di nuovo coperte di pidocchi dal capo a piedi. Io penso che l'inverno di Dante non ha niente a che vedere. L'inferno, per quanto brutto sia, non era Belsen. Mi ricordo un pavimento grande, una sala con i morti insieme ai moribondi che gemevano, piangevano, che ancora avrebbero potuto vivere. Poi non c'era dove lavarsi, non c'era l'acqua. A Belsen abbiamo patito la sete ed è una cosa tremenda. Lì sono arrivata il 25 gennaio, il 14 aprile sono arrivati gli inglesi e io ero convalescente di tifo. Non mi ricordo della malattia, incubi, comi, non c'erano medicine. Chi aveva il fisico superava. L'8 maggio finisce la guerra, ma ancora lì eravamo semite, ancora lì. Non mi ricordo il discorso come andava, ma ancora lì, in Polonia, dicevano: noi, dell'ebreo Marx, non abbiamo bisogno. Grazie Piccarda, come grazie a tutte anche agli allievi e gli allievi che hanno voluto partecipare. Ora il saluto del rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi. La giornata della memoria mi sembra un'iniziativa doverosa e di grande rilievo. Doverosa per ricordare prima di tutto le vittime di questo tragico evento e di grande rilievo anche per la quotidianità, perché ci lascia e ci fornisce un insegnamento fondamentale. A volte si pensa che sia stato un evento legato alla follia di alcuni. Certamente in parte è così, ma dobbiamo renderci conto che esistono delle condizioni predisponenti che dobbiamo analizzare per evitare che si ripetano. Il fatto che si ripetano non è escluso a priori. Quali sono le condizioni predisponenti? Numero uno, dobbiamo ricordare sempre il valore oggettivo e inalienabile della persona umana. Se l'uomo è veramente al centro dei nostri valori, questa è l'unica cosa che ci mette al riparo da qualunque degenerazione. Se subordiniamo rispetto alla persona umana altri valori, lo Stato, la città, il sistema, per non parlare della razza o di altre cose, l'uomo diventa a rischio. Come diventa a rischio se si mette in discussione l'esistenza di valori morali oggettivi? Ecco, il relativismo che impera nella cultura odierna, alcune tendenze centrifughe che esistono su questo o quest'altro argomento, sono un motivo di preoccupazione. E sono un motivo di attenzione anche per il mondo di oggi, per la quotidianità. Il secondo punto, pace e guerra. La tragedia venne fuori nel contesto della Seconda Guerra Mondiale e non è un caso. Che la guerra è per principio la negazione del valore della persona umana di cui parlavo prima e porta a una dispersione, se non una frammentazione di tutti i valori etici. E di nuovo non siamo a riparo da tutto questo.
La cultura di guerra, il concetto, la guerra, va, forse è inevitabile, forse si deve fare, forse si può fare. Una certa quotidianità della guerra, purtroppo, è attualità di questi giorni, è nel clima che respiriamo intorno a noi. E questa è una seconda riflessione fondamentale. La terza riflessione che vorrei fare è sul valore della formazione, della scuola, dell'università, che è quella che ovviamente mi tocca più direttamente. L'università è stata storicamente, deve essere, il momento della critica, della discussione, dell'analisi di quello che facciamo e dei valori a cui ci ispiriamo. Un rischio che si può correre, e anche questo non è del tutto scongiurato, è che l'università assuma un atteggiamento che oserei dire conformista, che sia troppo allineata ai valori dominanti, al sistema dominante. Come accadde tragicamente nel periodo che ricordiamo, ricordiamo l'onta delle leggi razziali, che proprio l'Università di Pisa ha preso l'iniziativa col mio predecessore di porre al centro di una giornata di scuse e di rievocazione che aveva raccolto l'adesione di tutte le università italiane. Ecco, un altro punto di attenzione è questa funzione di critica e di analisi che l'università deve avere nei confronti della collettività e della società. Questi credo siano gli insegnamenti che dobbiamo trarre, questo è il programma e l'augurio di lavoro che faccio a tutti per questa giornata della memoria. Grazie. Per Riccardo Zucchi ringrazio, ricordo Paolo Mancarella che non può essere qui per un fattore contingente, che è stato il rettore che insieme a al direttore della scuola normale e rettore della scuola Sant'Anna nel 2018 ha contribuito a quello che è stato un evento epocale, cioè Sandrussone nel 1938, una teoria di convegni, incontri che poi è culminata nella cerimonia del ricordo e delle scuse, 80 anni dopo la cacciata dei docenti e degli studenti ebrei, i rettori di tutte le università d'Italia si sono riuniti di fronte al presidente della comunità ebraica e c'è stata una sorta di chiusura di una ferita che continuava a sanguinare. Prima di terminare io voglio ricordare l'opera straordinaria di Gianni Lucchesi, che chi non l'ha visitato può visitare nella Una Magna Storica, l'Appello, e la sua generosità nel affrontare insieme con noi il dovere appunto del ricordo in una maniera che è unica e ripetibile come è l'opera di un artista. E cedo, prima della prima stella, la parola a Barbara Erri, la mia collega, amica e compagna, e ricordare e agire. Ricordare e agire. E se vogliamo trasformare questa affermazione, che è una nella modalità di una statuizione, la trasformiamo in un imperativo del ricordo. Ricorda e agisci. E ricorda e agisci ha effetti provocatori e inattuali, soprattutto alla fine di questo incontro, di questo pomeriggio, che è una delle ulteriori tappe del laboratorio della memoria che appunto esiste e si trasforma dal 2018 ad oggi. E quindi, prendendo spunto dall'idea di partire dal coinvolgimento empatico o dalle considerazioni più immediate, che cosa significa ricorda e agisci? Significa invitare tutti noi e tutte noi a una militanza testimoniale o politica, senza alcuna relazione con le forme di conoscenza delle forme disciplinari del fenomeno, che oltretutto è un fenomeno dalle mille sfaccettature, la Shoah, e dalle incredibili conseguenze e dalle caratteristiche di aver prodotto come un albero maligno che ha spore altrettanto maligne
effetti estremamente complessi, come ci raccontava Primo Levi, in gran parte dei regimi di tutto il mondo, come se fosse stato un magistero per le indicibili forme del male politico di tutto il Novecento e anche del nostro secolo, oppure una militanza, per essere efficace, deve anche individuare e contrastare la ripetizione insana delle dinamiche di vittimizzazione e di stigmatizzazione di chi è stato oggetto delle violenze, perché appunto appartenente a una specifica categoria, gli ebrei. Ma chi sono gli ebrei? Quelli di ieri? Quelli di oggi? Quelli di domani? O soltanto loro o anche altri? Altri gruppi, oggetti di discriminazione e violenza che diventano alias, sostituti di questa figura. E in base a cosa individuiamo questi potenziali sostituti nella catena della discriminazione e del genocidio? Si può parlare poi di vittime senza vittimizzarle, senza parlare anche della colpa dei carnefici, i fiancheggiatori, i simpatizzanti, gli ignavi e così via? E quindi, senza poter rispondere, anzi rilanciando, riannodandomi a questa catena di domande, io direi che, considerando quello che è stato detto finora, io credo che oggi bisogna chiedersi di nuovo, oggi nel momento in cui gli ultimi testimoni viventi della Shoah stanno scomparendo, vi ricordo Settimia Spizzichino, Sami, la stessa presenza della senatrice Segre, che ci ricordano qualcosa che forse noi tendiamo a dimenticare. E già negli anni Ottanta Levi diceva: siamo già lontani, il ricordo è svanito, le preoccupazioni sono diverse. Ma qual è quello che forse i testimoni ci vogliono ancora comunicare? Quello che fu lo scarto dell'immaginabile di fronte a quello che fu la Shoah. Quello che prima di allora, io allungherei il periodo, direi tra l'ascesa di Hitler e Hiroshima e Nagasaki, era stato impensabile, perché era stato inedito in quella particolare configurazione. Il genocidio tecnologicamente, programmaticamente e consensualmente perpetrato dalla Germania nazista, dall'Italia fascista, senza l'opposizione delle proprie popolazioni e con il sostegno, l'acquiescenza, l'ignavia delle popolazioni dei paesi in cui lo sterminio è stato iniziato, pensiamo ai censimenti, ai rastrellamenti, alle deportazioni, e poi perpetrato. Ma non ci dimentichiamo che anche per le testimoni di allora c'era qualcosa che risultava a loro stessi difficile da trasmettere. L'idea: nessuno lo saprà mai. Questa bellissima frase che abbiamo sentito nel brano di Annick Empty. Nessuno lo saprà mai, anche per un altro motivo. Non solo perché risultava a tutti coloro che non erano partecipi o vittime impensabile o inimmaginabile, ma perché, come ci raccontano i grandi storici nordamericani della scuola di Hayden White, i nazisti e i loro fiancheggiatori avevano pensato a tutto, avevano in mente il delitto collettivo perfetto, cancellavano continuamente le tracce, l'eliminazione non solo dei corpi, dei residui, delle loro testimonianze, che non sono riusciti a cancellare perché non ce l'hanno fatta, ma anche vi sono studi e testimonianze sulla distruzione e l'eliminazione fisica degli edifici, dei luoghi, di alcuni avamposti o di alcuni ambienti in cui veniva perpetrato il genocidio. E ricordiamoci che per 1,5 milioni, forse di più, di Rom e Sinti, il delitto perfetto è riuscito, perché culture orali, che non avevano quindi modalità testimoniali fisiche di altro tipo, sono stati veramente cancellati. Nessuno sa dove siano, nessuno sa quanti siano davvero coloro che sono stati annullati. E quindi l'idea di tener presente, da un lato, l'unicità, il carattere incommensurabile, inedito della Shoah, accanto al problema
che per noi post-metafisici è un problema quasi insolubile, quello del male. Ritorna il grande problema del male. L'intreccio del male estremo, radicale, assoluto. Come sapete, Hannah Arendt parla di banalità del male pensando al marchingegno burocratico dello sterminio, ma in ogni caso un male estremo intrecciato con il male in grandi numeri, così come si è realizzato nel Novecento attraverso l'eliminazione sistematica, pianificata, tecnologicamente avanzata degli ebrei d'Europa. E questo senza poterci permettere di chiudere con la Shoah il novero dei genocidi, perché abbiamo il grande paradosso che il termine genocidio è stato coniato per definire quell'evento e poi è stato retrodatato, come sapete, quello che fu lo sterminio sistematico degli armeni nel 1916 venne chiamato genocidio in maniera retrodatata, proprio a partire dal fatto che per definire questo sterminio particolare, come si è verificato, il termine ha poi prodotto una possibilità di classificare, individuare altre forme di sterminio genocidario e altre forme di violenza sistematica e mirata a gruppi specifici che sia stata storicamente inflitta e, come vediamo, continua a venire attualmente inflitta in altri sistemi politici in tutto il mondo. Nessuno ama le facce del male, ma bisogna avere la forza e forse anche la capacità di guardarle senza poterne, sperando di non doverne venire risucchiati. Ma il male estremo, radicale, banale, assoluto, include il nesso di responsabilità di chi lo ha commesso. E quindi il grande problema della colpa e della responsabilità, la questione dell'intenzione della colpa individuale rispetto al male, prodotto e inferto ai singoli e gruppi, è ancora un altro tema scomodo e scabroso. Per chi appunto come noi, credo, è difficile pensare a qualsiasi forma di teodicea, qualsiasi forma di giustificazione della giustizia divina nel mondo, e diciamo che l'idea che, come diceva Cassirer, neppure la politica è in grado di fornirci, con Rousseau, una giustificazione o male del male, rimaniamo lo stesso insoddisfatti. Perché? Se la concezione del male superficiale e banale, il male compiuto senza cattiva intenzione, abbiamo sentito Levi, erano persone comuni, magari rozze, poco educate, disciplinate in una maniera perversa, ma non erano dei mostri. Questa idea di un male antimetafisico per eccellenza forse non è una mossa vincente, anzi ci fa pensare alla strategia della normalizzazione dei comportamenti genocidari. I numerosi attuali regimi tanatopolitici, come direbbe Esposito, questi regimi teocratici, tecnocratici, autoritari, che perseguono lo sterminio delle proprie forze, dei propri giovani, delle proprie popolazioni, sono modalità in cui, di nuovo, una normalizzazione dei comportamenti, da un lato, e dall'altro la giustificazione, la disumanizzazione compiuta nei confronti delle vittime continua a verificarsi. E quindi, se l'indicibilità, inagibilità della questione del male possa di nuovo metterci di fronte a quello che studi che partono dalla Shoah, i grandi studi sugli ordinary men, in questo caso dico men perché erano quasi tutti uomini, i riservisti della polizia che nel 1945 vennero mandati nell'Europa dell'Est a sterminare, ma in massa, ebrei di tutte le età e di entrambi i generi, al di fuori dello schermo della segmentazione del processo di sterminio che veniva realizzato nei campi, no? L'idea che la segmentazione delle fasi dello sterminio tundesse le vittime, ma anche in parte i carnefici, non si era verificato nei riservisti che fino all'ultimo, anche quando venne comunicata che la guerra era finita, continuavano a uccidere in fosse comuni, a gettare in fosse comuni gli ebrei ancora vivi, ancora rintracciabili, ancora
passibili di subire violenza. E questa idea della neutralizzazione dello sterminio nei campi di concentramento e in questa forma estrema di regolarizzazione del condizionamento all'eliminazione fisica degli altri è stato un frutto di quelle riflessioni sulla facilità a indurre a fare del male e sulla disponibilità a sentirsi deresponsabilizzati nei confronti dell'omicidio di altri. E ricordiamo gli esperimenti negli anni 60 di Stanley Milgram e di Philip Zimbardo, che fanno vedere come introdurre attraverso il principio di autorità, nel caso dei grandi esperimenti social-psicologici fatti nelle carceri, ma non solo nelle carceri, in setting artificiali in cui soggetti normali venivano convinti dal professore e autorità indiscutibile in quanto scienziato a infliggere scariche elettriche, ovviamente ad una persona che era un attore e che fingeva di subire violenza, ma che non inibiva dal punto di vista di colui che era stato chiamato a fare l'esperimento, non gli suscitava l'inibizione alla sofferenza. Soltanto pochissimi, a un certo punto dice: ma professore, ma cosa mi sta facendo fare? Questa persona sta soffrendo, neppure in nome della scienza e neppure in nome di quello che mi dice dell'accordo di colui che si sottopone a questo tipo di trattamento, io non posso andare avanti. Ecco, il fatto che tutto questo sia ancora possibile e che sia sotto l'insegna della neutralizzazione morale di certi comportamenti lesivi, quindi l'incapacità di farsi la domanda e dire di no di fronte a qualsiasi tipo di autorità, io credo che sia forse uno degli elementi esemplari e quindi canonici che ci vengono dalla non lezione della Shoah. Io ringrazio e, non potendo chiudere ma solo riaprire, io vi saluto e vi saluto all'apparire della prima stella. Grazie di nuovo a tutte e a tutti. E come si dice in ebraico, Shabbat Shalom.